One, two, three, four, ghost counselor. Curve giovanili. Ma guarda te, ma porca miseria. E 30, le 21:30. Ciao ragazzi, bentrovati, come state? Oddio, rieccoci come ogni mercoledì, qui di nuovo insieme. Allora. Come al solito, veloce check, ditemi se mi vedete, mi sentite, tutto a posto, sentite echi strani, ci sono voci dall'oltretomba o robe varie, insomma, ditemi un po' come la situazione. Retromba. In teoria dovrebbe essere tutto a posto. E bene, si vede, si sente, tutto perfetto, ottimo, ottimo ragazzi. Velocissimamente salutiamo un po' di persone: Oblivion Goma, Techflame, Derek Set, Kotakatube, 8-Bit Joe, Marco Maranzita, Samu Deluxe, Federico Lucato, Rob Snake, Oscar Pagliasso, Luca Fusè e chi ne ha più ne metta, Jonathan Henrik, Alessandro Baggi, Alessandro Moroni, Emanuele Ragni. Ciao a tutti ragazzi. Come state? Come va? Come è andata la settimana? Cosa è successo di bello nelle vostre vite? Spero tante belle cose e spero che possiate realizzarvi nel vostro quotidiano. Oh, allora, che cosa faremo stasera? Faremo niente, saremo un po' rilassati. L'avevo scritto pure sulla copertina, staremo un po' nel chilling, no? Un po' così, tranquillamente, quattro chiacchiere. Intanto proviamo anche qualche giochino di quelli nuovi. E ovviamente ci sarà l'angolino della playdate, quella ci vuole sempre, ormai è un appuntamento fisso. E niente, quindi staremo un po' queste un paio d'ore cercando di rubare spettatori alla partita dell'Inter, che so che è una cosa che adesso sta spopolando fra di voi. Siete tutti quanti qui che dite che volete vedervi la partita dell'Inter, ma che cavolo vi guardate le partite di pallone, è sempre uguale, ci sono dei tizi che tirano questa palla cercando di fare gol, non cambia la trama, è sempre uguale, è come vedere un film porno, sempre lo stesso, aspettandosi che succedano delle cose nuove, ma no, finisce sempre lo stesso modo, ragazzi, è sempre uguale, quindi ragazzi, non vi fossilizzate con questi sport assurdi, ma rimanete in live con noi. Perché dico noi? Perché siamo sempre in due qui, non sono io che mi sdoppio, non soffro di personalità multiple, ma c'è il mio amichetto pelato, sempre più pelato stavolta, vedo che ti sei dato per una bella rasata, sì, perché mi devo fare bello per le mie live del giovedì sera sul mio canale 21:30, mamma mia. Mi ha segnato adesso l'Inter, ma porca miseria, ma guarda che porti una sfiga. Siamo inversamente proporzionali a livello di capigliatura, io vi faccio vedere questo ragazzi, io ho i capelli lunghi così per adesso, perché sto sempre cercando di portare a termine questo progetto tricologico un po' estremo. E allungarti i capelli. Ci riuscirò. Invece tu sei tutto il contrario, quindi non so esatto. Com'è possibile questa cosa. Come ma noi ci compensiamo, c'è poco da fare. Allora, ragazzi, sentite bene Mauro? Lo sentite forte e chiaro? Se no gli aumento un po' il volume, non lo so. In qualche modo... Dicevano che prima ero alto, non sappiamo. Che si senta. Spero che sentiate anche me comunque allo stesso livello del disgraziato qua a fianco. E donerai una parrucca a Mauro? Sì, dona... Oh, Giorgio, grazie come sempre, ma sei veramente... Non so più che parole utilizzare per ringraziarti. Non ti preoccupare, grazie veramente di cuore. Presente come sempre, ti ringrazio veramente tantissimo.
Una parrucca per Maolo, lì però ci vorrebbe qualcosa di impegnativo, cioè ci vorrebbe un parruccone tipo ci Fuga da New York, esatto, qualcosa di anni 70, sai, no, quelli lì molto vaporosi, secondo me ti donerebbe. Sai che non ho mai visto effettivamente tu se hai i capelli lisci o ricci, cioè tu nasci pelato, vai. Immagino, però poi ti sono cresciuti a un certo punto. È come tutti, vita, penso, no? Cioè, non è che nessuno nasce capellone, voglio dire, cioè, voglio dire. Come ti sono cresciuti sti capelli a un certo punto? Cioè, male. Tipo... Ho delle foto da qualche parte con i capelli, ma non le trovo. Io mi immagino foto ormai tipo scemo e più scemo, sai, col caschettino, quello lì così. No, per fortuna no, perché io ho sempre odiato quella capigliatura. Tu conta che quando andavo dal barbiere da ragazzino, io chiedevo che mi facesse il taglio alla Schwarzenegger in Terminator, quindi... quei pochi capelli li volevo belli dritti così e li ho portati per una vita. Ho conosciuto i barbieri, incredibile. Esatto, sì, e non era Bruno, non era Bruno Barbieri, ma era un vero barbiere. Prima o poi dovrai farci vedere una tua foto da capelluto e mostrarla qui in live. Pareggio dell'Atletico Madrid! Pareggio. Mamma mia. Nel frattempo, però non basta per andare a Berlino, Beppe, ci vuole di più. Forse lo annulleranno per i poteri forti. Avremo comunque il Maolino che ci terrà aggiornati parte con i capelli. Ho delle foto con i capelli e vediamo se trovo delle foto con i capelli. Intanto cerca un po' di foto. Cosa faremo stasera? Come dicevo prima, giocheremo qualche giochino. Io ho avuto modo di sgraffignare qua e di là il nuovo Final Fantasy VII, la seconda parte del remake of Final Fantasy VII. Che chiamato Final Fantasy VII Rebirth, e poi c'è da giocare e lo dobbiamo provare, perché ragazzi questi sono gioconi AAA da esperienziare. E al Giappone fanno schifo, tra l'altro, questi il giochi. Il seguito pensa. Di Super Princess Peach, chiamato Princess Peach Showtime, show qualcosa, non lo so. È uscita la demo. È probabile che me lo recuperi prima o poi anch'io in versione completa e magari ci farò anche un videino, non lo so, molto probabile, come ho fatto quello di Mario vs Donkey Kong, è possibile che faccia anche quello di Princess Peach, e quindi ci giochiamo la demo per vedere che cos'è, vedere come l'hanno inventato stavolta questo gioco, cosa hanno pensato. Questo qui era un gioco psicopatico, secondo me, anche... un po' misogino per alcune cose, stranamente. Adesso... ma ne parleremo, perché, non lo so, c'era un po' di sessismo in questo gioco. Cos'è, si strappava le mutande davanti a Bowser? Cosa faceva? Però va bene, insomma, ogni gioco è figlio dei suoi tempi, giustamente, quindi è importante contestualizzare tutto. Sì. Oh, allora, delle foto con i capelli, Princess Peach, show, Tech Flame, invece Princess Peach, questo di qua, quello per DS, per quanto con temi un po' così borderline, perché dava così una rappresentazione delle donne non proprio così lusinghiera, ecco, però era un gioco interessante, aveva una bella giocabilità, era cervellotico, perché c'erano dei passaggi alla puzzle game in alcune situazioni. Dottor Game, ma lo frequentava Next Game ai tempi? Non lo so, devi chiederlo a lui. Non so cos'è Next Game, quindi voglio dire... Ti sei risposto, evidentemente non lo so. E quindi... comunque ho trovato, dicevo, le foto di quando avevo i capelli ed ero più giovane. Non so se... dovrei mettermi a schermo intero perché purtroppo non si vede benissimo. Vediamo. Aspetta, un attimo perché ragazzi, devo fare... Ragazzi, questa è un'anteprima. Scoop! Attenzione, 2000, fate gli screenshot. Eccolo là. Ecco qua. Ma ero giovine. Erano i capelli di Ken, sai quelli che hai in questo, e poi testa. C'è anche con quelli Madre Marocco. Guardate, Madre Marocco. Allora sì, anche tu avevi i capelli. Ma poi cosa è successo? Sono ho avuto i capelli. Poi cosa è successo? Che mi sono reso conto che, oltre a non star bene con i capelli in generale, ho detto, senti, visto che ho la cute chiarissima e non ho neanche tantissimi capelli, e io ho rasato mi piaccio, ecco. Ho detto, mi raso i capelli, li tengo così, e ho fatto furare con le femmine di un sacco di specie. Adesso, volendo farti crescere i capelli, te ne crescerebbe uno solo, così immagino. Sì, probabilmente sì. No, ma io mi piaccio, io vorrei essere pelato, mi girano le palle perché mi crescono i capelli. Io qui lo dico e qui lo confermo.
Se ti fa gli impianti, tu ti faresti gli espianti invece. Esatto, io vorrei col laser scartavetrare tutto il cuoio capelluto per non avere. Esatto, come dice Rob Snake, sei dispelato. Barez dice che ieri ha visto la puntata di Nintendo 64 e non avevo nemmeno i capelli bianchi. Ragazzi, si invecchia, da 4 anni a sta parte sono invecchiato tantissimo, anche se non sembra, perché sono sempre un giovanotto all'interno qua nel mio intimo, dove c'è Il tuo intimo Chilling. c'è Chiller Sono sempre un proprio. Il giovanotto all'interno. giallo! Il giallo! Va bene, allora ragazzi, io direi di cominciare subito a spippolare Final Fantasy VII Rebirth. Vai. Io ho delle notizie Allora, su questo Final cazzura. Fantasy, tra l'altro. Eccolo qua, questa è la È mia molto. PS5, ragazzi. Questa è la mia PS5 con Stray, che avevo cercato di portare avanti stasera, ma non ci riuscirò mai perché non c'ho mai tempo. Silent Hill, The Short Message, questa tech demo che è uscita da poco. Vabbè, poi Giusto per tutte le farti del robe male. del VR, Beat Saber, sta roba, sto Masternoid che è una demo, ma è orribile per quanto mi riguarda. Switchback, che War. questo qua è bellissimo, ragazzi, però giustamente per gli autori di Dark Pictures non ci si poteva aspettare altro. Poi vabbè, Alan Wake, The Quarry, anche questo. A me piacciono tantissimo questi giochi. Che vi devo dire, ragazzi? A me piacciono i giochi così story driven, un po' dove si immaginano situazioni cinematografiche, molto molto particolari. Cinematografo? Del cinematografo. Allora, ovviamente, ditemi se sentite i suoni del gioco. Io cercherò di fare quello che Paolo mi ha detto di non fare mai, cioè mettere il monitoraggio dell'audio, però devo No, sentirlo se io metti il su. monitoraggio dell'audio è un casino, viene tutto Vabbè. in eco, non lo fare. Lo devo sentire. Ditemi se si sente eco di qualche tipo. Io mi muto Tu ti piuttosto. muti? Non ti mutare. Tra l'altro io non sento niente, anche se c'è il monitoraggio dell'audio, però in teoria dovreste sentirlo voi. Quindi datemi conferma. Sì, Alan Wake in digitale. Sì, alcuni avevo delle situazioni che ho potuto sfruttare, codice e tutto il resto, e quindi ce l'ho. No eco. Vabbè, è Ok, uscito va solo in bene, digitale Alan Wake va bene. Sì. 2, quindi non è che potevi Vabbè, a comprarlo da parte un'altra quello, parte. però ce n'erano alcuni che effettivamente ce li ho in digitale piuttosto. Per esempio, anche questo Final Fantasy VII qua ce l'ho in digitale piuttosto che in AI. fisico, perché Comunque giustamente. dicono che l'audio è giusto. Vai. Bene, bene, l'audio è giusto. Allora, vediamo, io, come vedete, non l'ho neanche fatto partire, cioè ho solamente provato a spippolare qua le opzioni. So che c'è una funzionalità di caricamento dei salvataggi dei Della giochi Play 1. precedenti. Vediamo, se nella console sono andati salvati, eccolo qua. Per Fantasy 7 Rebirth Demo, Final Fantasy 7 Remake. Sì, io ho effettivamente i dati salvati del Final Fantasy 7 Remake, quindi in teoria dovremmo avere la materia di invocazione dell'Eviathan. Final Fantasy 7 Remake, che tra l'altro ho platinato su Con PlayStation Leviathan. 4, attenzione. Eccolo! Per tornare a materia, vai al menu principale, sistema contenuti aggiuntivi e bonus. Bene, 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 me li ha beccati, quindi. Bravo. Io ho platinato il mio terzo gioco questa settimana che è God of War Ragnarok. Gada, gada. Gada. Sì, Opzioni. Vediamo Griezmann tira però ogni tanto, scusami. un po' che cosa c'è qua. Beh, le solite cose. Bah, vabbè, niente di che. Piuttosto voglio metterlo in. Ecco, grafica, lo mettiamo in performance. Perché a me, io preferisco di fisso i 60 fps dove possibile piuttosto che i 4K. Assolutamente sì, Che a me i anch'io. 4K me ne frega proprio zero. E facciamo nuova avventura. Eccolo qua. Vabbè, qui rileva, in teoria li ha già rilevati. Ok. Spostamento visuale. Standard, sì, standard. Altro parlante del controllo wireless, facciamo no. Così sentite voi tutto quello che in realtà dovrebbe uscire da qui. Modalità standard. Io gioco sempre a standard, ragazzi, non prendermi le balle, perché i giochi bisogna Vai. giocarli come sono stati pensati dagli sviluppatori, cioè anormale. Anormale. Poi linciatemi, ma secondo me
Invidio gli occhi del doc insensibili alla risoluzione. No, ragazzi, io guarda, mille volte preferisco che si veda iperfluido piuttosto che avere i peli del naso di Cloud che si vedono in controluce sui panorami. No, 30 fps soprattutto. Esatto, a 30 fps. Meno risoluzione, più fps, sempre. Vabbè, dai, facciamo quella attiva. La modalità di combattimento. Eccolo qua. Ecco, ovviamente, ecco, inizia da dove è finito Final Fantasy VII Remake, cioè dalla fuga da Midgar. Alcatraz o da New York, non sappiamo. Esatto, qui ovviamente c'era tutta quanta questa parte bellissima sull'autostrada, in cui bisognava... E c'è un week 3, 4, 5... Dice che a 30 fps è godibilissimo sto gioco. Sì, ragazzi, magari io ci credo anche che a 30 fps è, però basta i 30 fps, 60 fissi. Anche se me lo fate girare a 320x240, io lo voglio vedere fluidissimo, come se fosse qui davanti a me, come se Cloud potessi strappargli quei capelli pieni di gel, qui davanti. Avete provato Antstream Arcade? Di cosa si tratta? Antstream Arcade è un servizio di streaming di giochi retro a pagamento, ovviamente. Non so se c'è anche qualche prova gratuita, ma immagino di sì. Che però, quando l'ho provato io, soffriva un pochino di lag, un po' troppo eccessivamente di lag per quel genere di giochi lì. Quindi non l'ho più... cioè l'ho lasciato un po' da parte, poi non mi sono più aggiornato. Magari se c'è qualcuno in chat che ne sa di più, che ha qualche notizia di prima mano recente, insomma, saprà dire. Lo sto vedendo a 480p, vabbè, va benissimo, 480p va benissimo. Basta che sia a 300 fps, maledetti! Qui ovviamente, vabbè, c'è tutto il telegiornale in cui fanno vedere che Midgar è tutta distrutta, è caduto un settore. Sono scappati tutti, è andato ovviamente la colpa ai nostri eroi, invece che ai maledetti della Shinra. Parlando di giochi seri, il nuovo Contra, sì, so che dovrebbe uscire il nuovo Contra, però non lo so, è già uscito, ditemi voi, non sono aggiornato da questo punto di vista. E so che sono in lavorazione anche, tra l'altro, i remake di tutti i classici di Sega. E quelli mi fanno molto più gola, per esempio. Però chissà. Allora, quando... rispondo, tra l'altro, a Elia Franzini. Tecnicamente, nel senso che il gioco si trova... Insomma, se qualcuno l'ha portato indietro, perché ufficialmente nuovo io non lo vedo dal giorno di uscita. Ne hanno stampate anche pochissime copie. Sia della Deluxe, che vabbè, la Deluxe la potevi comprare soltanto tramite il loro sito, e anche la versione standard. Dicono che in Giappone non sta andando molto bene questo gioco. Io non sono un fan in generale di Final Fantasy, quindi non so il motivo. Sentivo che comunque da noi in Europa o comunque in Occidente era piaciuto. Dicono che in Giappone non stia piacendo questa nuova formula, poi forse hanno modificato delle robe nella storia, solo che queste cose io purtroppo non le so perché non sono un esperto di Final in generale, soprattutto di Final Fantasy VII. Comunque, dicevano questa roba qua. Qui comunque continua ovviamente in questa timeline alternativa in cui Zack effettivamente riesce a raggiungere Midgar. E quindi riparte, diciamo, da punto anteriore della storia, quindi dall'inizio della lore di Cloud Midgar. Solo che qui ovviamente loro hanno cambiato qualche cosa, non è più il gioco dalla fine dello scorso remake, il Final Fantasy VII Remake, non è più il gioco originale Final Fantasy VII che ci ricordiamo a livello di macro trama, ma Nomura qui ha fatto un po' di cambiamenti, l'ha trasformato in qualcosa di diverso. Ed era ovvia questa cosa, ce la si poteva aspettare, insomma. Poi quando c'è modo e tempo di fare Nomurate, Nomura è sempre pronto e disponibile. E quindi lo si sapeva che sarebbe andata un po' così, un po' a scatafascio, diciamo. Però bisogna capire verso cosa andranno a parare, insomma, se effettivamente renderanno giustizia
alla trama originale, pur in questa versione rivisitata, o se la manderanno totalmente in bacca. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Vedremo con l'ultimo dei tre dischi di Final Fantasy VII. Eh sì, perché in teoria dovrebbe esserci adesso poi un ulteriore gioco. Perché nel frattempo loro hanno fatto uscire il remake / reinterpretazione di Crisis Core. Hanno fatto uscire un ulteriore capitolo intermedio per le piattaforme mobile. E adesso con questo di qua continuano questa storia alternativa. Sì, esatto, però ragazzi, vedo Techflame e qualcun altro che parlava del fatto che magari non si dovrebbe chiamare remake ma reboot. Effettivamente però la parola remake sul primo capitolo di questa serie reboot poi alla fine comunque ci stava, perché quello effettivamente era il remake dell'inizio di Final Fantasy VII, per quanto alcune cose erano state modificate anche lì, ma si trattava di dettagli minimi. Stavolta invece è anche sottotitolo Rebirth, rinascita, lo fa capire insomma chiaramente, si tratta di un gioco che prosegue nel modo in cui proseguirebbe un reboot, quindi assolutamente cambiando le carte in tavola. Poi Zack in questo caso non dovrebbe proprio esserci. Vediamo un po' i tasti. Allora, io per adesso non posso fare niente, non premo, posso solo muovermi. Puoi fare correre, muoverti e basta. Sì, posso solo muovermi. Qui ovviamente l'unica cosa che posso fare è salire di qua. Eccolo lì. Noi ci intrufoliamo all'interno della città. Ovviamente purtroppo l'interazione con i fondali e con le cose, a parte le cosine insomma che si possono spostare, per il resto è abbastanza limitata, perché è un corridoio, ragazzi. Final Fantasy VII Remake qui è un corridoio. A parte nelle città che c'è un pochino di free roaming, si può spaziare, si può girare, però è un corridoio. Non c'è sta niente da fa. Allora, noi possiamo andare solo di là, forse anche di qua. No, di qua no. Effettivamente, quindi il corridoio si conferma a senso unico. Andiamo di là e vediamo. Facci sapere se hanno usato il controllo del PS5 con i feedback. Beh, per adesso non sta vibrando di niente, cioè proprio è fermissimo, non vibra nulla. Poi tra l'altro, non potendo far nulla con i tasti, non so effettivamente se ci sia qualche genere di vibrazione collegata. Vediamo che hai annullato la vibrazione. No, la vibrazione c'è, però boh. Oh, vediamo qui che si può fare. Dobbiamo incontrare una resistenza, si è schiacciata una valvolina. Vibra niente qui, vabbè. Adesso sicuramente si combatterà o si farà qualcosa del genere. Eccolo lì. Lasciatela! Ah sì, adesso Arrani! Ma sono vibrazioni blandissime, non sento force feedback particolari. Guardate, ha una spada! Space Bossy, lancia fiamme! Comunque non c'entra niente. Mi ha fatto ricordare questa cosa dicendo lanciafiamme. L'altra sera, approfittando di un codice di 30 giorni per Paramount Plus, che tra l'altro mi ha dato il Game Pass, attenzione, quindi grazie mille, come sempre, e mi sono rivisto tutta la trilogia di Beverly Hills Cop. Trilogia, ci sono due film e un film brutto. No, dai, cavolo. Per me sono Madonna, il terzo è orrendo. Restano, i primi tre e basta, e quelli sono. Madonna. Il terzo, cavolo, è orrendo forte. No, dai. Il terzo come no? Il terzo è quello che per assurdo mi piace un po' di più, perché c'era la questione, appunto. Basta, me l'ho fatta ricordare con la giacchiamme. Non veramente troncare qua la live. Dai, Beverly Scop 3 migliore degli altri, no. Dell'Ammazzator 3000, lì, quella roba, quel super fucilone pieno di robe di sangue. Per favore. Che aveva per favore, c'ha tre scene carine, radio. Tutto il resto fa schifo. Era bellissimo. Sì, era Wonderworld, c'era questa specie di Disney in particolare, ragazzi, con quel bastardo Wonderworld. Esatto. Con il cameo di George Lucas, tra l'altro. Sì, che non lo facevano entrare alle giostre. Lei ha rovinato con le sue giostre il parco delle giostre. Esatto, no, mi dispiace, tornate più tardi. No, mannaggia. Non lo facevano salire sulle giostre. E comunque, se vuoi triggerare tipo Samuel Deluxe, parlagli della serie di Halo. Sì.
Perché? Perché a lui non è piaciuta. Io non ho, ne ho visto un pezzo e mi ha fatto due palle così, quindi. Ma in realtà devo dire di essere abbastanza d'accordo. A me allora, per tutti gli Halo è piaciuto il 3 tantissimo e il Reach. Poi per il resto, ragazzi. Sì, Halo 1 e Halo 2 facevano schifo come giochi. No, erano belli, sì, però erano, non lo so, io ero abituato a giocare a tutt'altro, perché quello era il periodo, tra l'altro, in cui giocavo agli FPS su PC, quindi vedere sti FPS su Xbox, questi esserini inutili che urlavano, mi faceva veramente cagare, poi non lo so. Era incredibile. È diventato comunque una telenovela non piemontese, Sì, ma vabbè, spagnola. adesso c'è Erit che chissà che fine le fanno fare. Prima o poi dovranno uccidere, ragazzi. Cioè, il punto cardine di Final Fantasy VII è la morte di Erit. Quindi, che capiti prima o che capiti dopo, prima o poi deve capitare per forza. Io non credo che le nomurate arrivino anche a tanto. Cioè, sarebbe veramente Lì una bisogna vedere. bestemmia. No, Oblivion, ancora non è morta Aerith. Però c'è tempo, eh. C'è tempo, c'è tempo. Domanda importante, ti faresti Tifa o Aerith? Ovviamente Tifa, ragazzi. Ma non c'è neanche Sì, solo da. perché Valentina Nappi si veste da tifa quando Ma gioca non Final c'è Fantasy. neanche da discuterne. Soprattutto quando è vestita da parlamentare italiana. Sephiroth, il grande eroe. Capitolo 1. Qualcosa mi dice che faranno fuori Cloud visto il clima. No, non credo, non credo. Credo che la uccideranno, Aerith, però magari verso la fine del gioco, a metà di tutta questa macro trama reboot, ecco. Non se la fanno fuori subito come era successo nel gioco originale. Maledetti, quella volta ci sono rimasto traumatizzato. Il bello è che quando mi è morta Aerith, io l'avevo riempita delle armi migliori, le materie migliori, era una Bene. bestia in combattimento. Muore, ma va, Ti sta maledetti. Però è stato bene, bello, ti è sta stato qualcosa bene. che ti rimane sotto pelle, è un Nel ricordo da cuore, nel videogiocatore cuore. che è indelebile, ragazzi. Ognuno giustamente. Cosa Katyub? La morte di Aerith, ah, patriarcato. Vabbè. Spero che non vengano fuori di queste questioni, di queste polemiche, perché sarebbe veramente ridicolo. Però, purtroppo, il periodo potrebbe Tanto ormai accusano di qualunque regalarci cosa. grandi sorprese, ahimè. Final Maolo 7 Remake. Final Maolo 7! Ecco, qui c'è Cloud che fangirla verso Sephiroth, perché ovviamente lui è. Vabbè, non Noi ve lo sappiamo spoil, cosa piace a anche se effettivamente Sephiroth. dovreste sapere, insomma, la trama di Final Fantasy VII a grandi linee. Però sì, diciamo che ci sono ragioni per cui lui è un fanboy di Sephiroth. Per quanto Sephiroth comunque già di suo sia un gran figo e tutti lo fangirlano. Io ci sono nato a Nibelheim. Nibelheim. Niflheim, no, un'altra Le cosa. belve in agguato. Belve, belve in agguato. Vabbè, scendo io e col mio fascino da doc farò. Comunque Sephiroth è uno di quei personaggi che avercelo contro ogni volta mi fa cagare addosso. Cioè, nel senso, io ho paura effettivamente di combatterlo. In qualunque gioco in cui io lo possa combattere, da Airgaze a Kingdom Hearts. Ogni volta che mi ci devo Airgaze trovare che contro, sappiamo non lo piaciuto. so, preferirei giocare ad altro, perché veramente ce l'ho e OP alla grandissima, lo disegnano così, un po' come Jessica Rabbit, giustamente. Hanno creato così di E cattivanza. Oh, Sephiroth! ovviamente Cloud prende le legnate sulle gengive, poi arriva qua il parruccone. Oblivion dice: io ci giocai in bianco e nero. È perché non avevi il cavetto RGB. RGB. Forse è Ah, meglio quindi lo che posso usare però lo io? usi. Wow! Vediamo. Ah, ok, così fai la dash. La Con cosa pari? Non so. Gorgon. Dismember.
quindi questo è un action RPG, esatto, esatto, le nuove versioni, la nuova vita di Final Fantasy VII nella forma del remake e del rebirth sono action RPG, sì, non sono più RPG. Potrei perfino classici. Giocarci anch'io adesso che non è solo più RPG a turni. Se volete l'esperienza RPG di una volta pura, giocatevi Baldur's Gate 3, che quello è un grandissimo capolavorone immenso. Ed è a turni. Ma si trova Final Fantasy VII in italiano da emulare? Ovviamente no, sì? Perché Final Fantasy VII è in origine solo in inglese, ma c'è la patch. Se non sbaglio l'avevano fatta quelli di Sadness City, però potrei sbagliare. Forse sì. E hanno preso la versione giapponese, l'hanno tradotta in italiano, in emulazione si può giocare. C'è la patch da poter applicare alle ISO e ve lo traduce tutto in italiano. Un'ottima traduzione. Oppure già patchato. Sì, 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 lo troverete sicuramente già patchato, però in originale non esiste in italiano, ovviamente. Esatto, esatto. Oh, su CD Romance si trova per PS1. Vabbè, su CD Romance si trova più o meno tutto. Qui siamo a Nibelheim. Quando non si dovrebbe trovare. Nibelheim, Nibelheim. Io l'ho sempre chiamata Nibelheim. Non so perché, ma in realtà sarebbe Nibelheim. Nibelheim, che farà una bruttissima fine. O almeno, in teoria, pure lei dovrebbe farla. Ma spoilerà tutto, scusa. Noi che l'abbiamo giocato, vabbè, che non l'abbiamo giocato, come facciamo? Nel gioco originale fa una bruttissima fine. Quando ci arriva Sephiroth. Però vedremo, vedremo. Ma Sephiroth non era bravo, poi diventa cattivo. Che è successo? No, Sephiroth è sempre stato un po' una merda, eh. Anche perché dentro di sé c'ha i geni della merda. Tanto per dire. Ah, come... ma la stessa trama di Metal Gear Solid, praticamente. Oh, Johnny Bad dice che dopo Nibelheim diventa un altro gioco. Per chi non lo sapesse, qui diventa un open world. Ah, bene, bene. Quindi abbandoniamo i corridoi, i tunnel, abbandoniamo... Le della droga. Senso unico, molto bene, molto bene, molto interessante questa cosa. Dicono che Cloud è un Maulo però pelato. Sì, 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 è facile. Sicuramente. Diventa un Elden Ring, ma non ci posso credere mai, ragazzi. Che culo, beh, allora possiamo mantenerlo così. Non credo proprio che abbia quelle possibilità di movimento open world di Elden Ring. Non credo proprio, però mentitemi se effettivamente è così. Sarebbe una bella sorpresa, eh? Andare un po' a esplorare, fare qualche viaggetto così, non sarebbe male. Il primo gioco, il remake, era assolutamente tutto a senso unico. Il menu principale, vabbè, sì, lo sappiamo come si apre. Sì, con il 4, con il cerchio fai il parkour, fai sta roba, ovviamente. Sì, beh, qui, vabbè, la cittadina. Vibra il joystick, vibra. No, non più di tanto. Non credo che abbiano implementato niente di particolare. Però strano, perché effettivamente essendo un'esclusiva PS5 potevano iperottimizzarlo. Tanto poi lo fanno anche per PC, quindi tutto lavoro inutile. Quindi hanno detto, vabbè, perché sprecarci? Posso parlare con qualcuno? Possibile parlare con della gente in questo paese pieno di gente? Aspetta che ti ho in mezzo alle balle, quindi adesso io ti sposto. Paolino, ti metto qua. In alto a sinistra. E il logo lo nascondiamo. Eccolo lì. Magia oggetti. Non ne frega niente. Forte, tu come essere filotto quando è in servizio? Piripiripi. Ovviamente ci sono tutti i vari testi del parlato intercettato. Ho parlato dei personaggi, gli NPC. Secondo te fra uno di questi di NPC ce lo troviamo uno che dice "Oh, con le sacre San Gennaro"? Sì, è molto probabile. Sarà uno che fa così tutto il tempo? E ora dove va con quel mitra? È un po' pericoloso. Limoni, limoni! È più grande di lei, io eviterei, non so. Vabbè. Però tra l'altro non posso parlare con nessuno, vediamo. Magie, oggetti... Posso parlare con nessuno? C'è modo di parlare con nessuno? Bene. Solo con i segnalini posso interagire. Interagiamo. Posizione attuale sulla mappa. Sì, queste cose le conosciamo. Oh. La mia strada è il baretto. Oh, guarda chi c'è. Oh, allora. Questo è bello forte. Eccolo. Parla con questa. Eh sì, eh sì.
Questo è Zangan. È un gran figos. Ecco qua, pure lui. Quando divento anziano mi faccio come lui. Faccio la barba bianca così, i capelli mi bianchi. Faccio come lui. Faccio, vedi? Uguale, uguale. Somiglia un pochino a Raiden The Bear Inside, Vabbè. Vederlo così. Una versione Chad di Raiden. Però forte, forte. Grande. Eccolo lì. Vuoi allenarti? Non so se effettivamente, poi ragazzi ditemi voi in chat, se puoi reclutare anche altri personaggi che non erano originariamente previsti in Final Fantasy VII. Cioè se nel party possiamo avere anche personaggi originali. Non lo so. Che mi dite? Ci sono gli stessi? Oh, Maurizio Pistelli, buonasera! Ciao, Maurizio! Sì, di un grande, grande. Con, con la potenza di Zangief, esatto. Ma che razza di gioco è? È Final Fantasy VII Rebirth. Le nuove IP, quelle ricercate. Sì. Johnny Bad dice no, peccato, cavolo. Io avrei pagato per poter reclutare lui, per esempio. Con lui però ci possiamo parlare, vedi? Però con gli NPC purtroppo no. Vedi, neanche con questa, con niente. Non possiamo... niente. Sono troppo abituato bene con Baldur's Gate 3, che lì potevi parlare con chiunque praticamente. Niente da fare. Qui dobbiamo sottostare alle nomurate. Eh sì. Esk, esatto. Bravo Rain, esk. Esk, enter, esk, enter. Qui possiamo rubare dai barili qua, dai bauli, niente. No, non si può fare niente. È un gioco dove non si può fare niente. Come nel vero Final Fantasy. Non c'è interazione con gli scenari, purtroppo. Questa è una cosa che... Che devi fare? Cioè, alla fine, già nell'altro... Sì, ma avevi un personaggino così che andavi in giro. Chiare, che ne so. Avevi un Funko Pop. Ma non è Skyrim questo, è Final Fantasy. Che ne so, vabbè, dai, qualcosina, niente. No, Embarrass, questo è un gioco del 2008, in realtà. Facciamoci un giro. Oh, con questo ci posso parlare. Io vado a mangiare un bel piatto genuino. Sì, mi andrebbe. Che mi dai? Madonna, che è sta roba? Che vuoi da mangiare? Tiè, beccati sto panino sandwich. Purchette e mortadelle. Ce l'ho fin dentro il sacchetto. Giustamente tutti quanti dicono: Cloud, quanto tempo che non ti vediamo. Tu che sei da una settimana. Filotto è lì dentro. Allora andiamo. Vorrei fargli una foto, ma non sembra il momento. Non ti fa fare. Vuoi farti una foto? No. Io entro, c'è una riunione in corso. No, niente, non possiamo. Niente, dobbiamo possiamo entrare, mi dispiace. I cavoli della se ne eschi, ragioniere, se ne eschi. Enter, esker, enter. Esatto, il paninazzo troppo giusto. Mamma mia. Ovviamente è tutto flashback, un racconto di Cloud agli altri, perché loro in realtà sono fuori da... Midgar, e lui gli sta raccontando quando sono andati a Nibelheim. Esatto, lei mi deve rendere conto. Le posso parlare da uomo a uomo? Le posso parlare da uomo? Lei mi deve rendere conto. Ecco, lui torna a casa sua, va a vedere se aveva lasciato il forno acceso. C'è una svendita da Penis. E questa è la sua mammina. Dei conti se ne occupa mio zio Antonello. Si gira e l'hanno fatta più giovane di lui. Guarda. Ecco. Ma perché? Perché non fanno le vecchiette? Per favore, non ammazzate le vecchiette. Guarda il milfone. Mel Brooks. Milfone da battaglia. Ma è praticamente la zia May, la nuova zia May di Spider-Man. È Nomura, Nomura è questo. Nomura sono milf. Gente vestita in modi improponibili, capelli pieni di gel, quello è Nomura. E trame assurde. Quale sarebbe l'ordine corretto per giocare i Final Fantasy? Non c'è. Rispondi tu perché io non lo so. Per giocare i Final Fantasy, a parte quelli che sono seguiti di altri Final Fantasy, tipo che ne so, Final Fantasy 10, c'è poi il 10-2, che è quello schifo di gioco lì, però comunque è un seguito, oppure Final Fantasy 13, ci sono i vari seguiti di Final Fantasy 13, tutti i Final Fantasy numerati sono slegati, quindi puoi giocarli come vuoi. Puoi giocarli così, slegatissimi.
senza alcun ordine, quindi puoi giocare Final Fantasy 3, poi Final Fantasy 7, poi Final Fantasy 5, puoi fare tranquillamente quello che vuoi. Ovviamente ti consigliano, morto e contento ti consiglia il 7, evitando gli altri, effettivamente c'ha anche ragione. Io solitamente... l'1, il 2, il 3, il 4, il 5, il 6 sono brutti? No, io solitamente consiglio di giocare il 6 come primo Final Fantasy, perché è il Final Fantasy 2D perfetto per quanto mi riguarda, e poi giocare il 7. E poi, a seconda se ti vuoi far male o se ti vuoi far del bene, giocare, se ti vuoi far del male, Final Fantasy 8. Se ti vuoi far del bene, Final Fantasy 9. E poi sempre questa diatriba altri, tra i Final Fantasy. Tutti gli altri, insomma, più o meno, ce ne sono di molto molto belli, come Final Fantasy 12 è molto bello, però c'è un sistema di combattimento che strizzava un po' troppo l'occhio ai giochi online, quindi già cominciava a essere un po'... Sei Thief, no, quello era il 10 forse. Un po' diverso dagli altri, da quello che dovrebbe essere Final Fantasy. Il 13, però... il 13. Sì, il 10 è giusto, il 10, ragazzi. Il 10 è qualcosa di... come dire... molto particolare, perché è un Final Fantasy, c'ha un sistema di combattimento a turni bellissimo, con la possibilità di lavorare sui turni, quindi non era primo, secondo, la notte, ma sui turni tu potevi, c'erano delle abilità, c'erano delle cose che potevano anche farti spostare l'ordine dei turni e fare in modo di concatenare più turni dei tuoi amici al discapito dei nemici, quindi dava proprio la possibilità di visualizzare bene l'ordine del combattimento, e lì potevi fare un sacco di robe divertenti. E poi soprattutto è un Final Fantasy che solo il primo, ragazzi, solo il primo Final Fantasy 10, perché il 10-2 per me non esiste, è un Final Fantasy che finisce male, per come deve finire, punto. Io come si dice, il lieti fine a tutti i costi, come è stato poi il 10-2, li detesto, li aborro. È un gioco, è pensato per finire male, deve finire male, basta. Deve anche avere un senso il finire male, non farlo giusto per farlo. No, deve finire male con un senso. Sì, un senso, giustamente. CosacaTube dice, stai descrivendo Grandia. Sì, ma Grandia ha molto, molto, molto dei Final Fantasy belli, diciamo così. E soprattutto ha una cosa che a un certo punto i Final Fantasy hanno smesso di avere, e cioè la componente, come dire, di avventura fanciullesca, l'avventura spensierata, l'avventura proprio per il gusto di vivere un'avventura, capito? Senza sottotrame, senza retroscena, senza aspetti particolari. E era un'avventura da vivere con il proprio bambino interiore, Grandia, ed era bellissimo per quanto mi riguarda, meraviglioso. Poi Grandia 2 ha un po' rovinato tutto, mettendoci di mezzo la religione, ma lì vabbè. Giusto per... Anche a me era piaciuto Grandia 2, ma molto molto al di sotto di quello che era Grandia 1. Gli altri Grandia non ci ho giocato. Mi hanno detto che il 3 fa schifo, che quell'altro Extreme è una schifezza ancora di più. Ecco, bravo, vedi, Davidino giustamente dice il 9, Final Fantasy è una fiaba molto bella, ma per bambini. Ma è questo, è bello, il bello è questo, il bello è quando un gioco riesce a raccontarti una fiaba, una storia. Quando riesce a solleticare il bambinetto che è in noi, è bellissima questa cosa. È dentro di te. Se volete i giochi maturi, giocatevi Baldur's Gate, cavolo. Però da Final Fantasy io chiedo sempre questo: il fatto di poter essere meravigliato come se fosse avessi 10 anni, come se fosse Antani. Come se fosse Antani. Ovviamente andiamo anche a casa di Tifa. Andiamo a curiosare. Fare un giro. Ehi, ciao, come stai? No, come stai? Vai dietro. Arrivi, neanche saluti. Vediamo se c'è qualcosa da poter distruggere, rapinare. Niente. Sono le foto. Ma dai, bello. È carino, è fatto bene. Tecnicamente è molto molto carino. Il problema è che...
Interazione, ragazzi. Anche il frigo posso aprire. Che cavolo, dai, una salsiccia. A casa della gente apri il frigo così. E ma è casa una tua, salsiccia eh? Con. Niente, oh. Posso salire neanche dalle scale a chiocciola. Se scala la stana e a chiocciola. Posso mangiare il cibo del gatto? Niente. Neanche quello, ammazza, oh. Gatto che si chiamava Pallina. Gatto che si morde la coda. Il mio Tidus, che è un attacco normale, toglieva più di 10.000. Eh sì, ragazzi, ma Final Fantasy 7 era bellissimo. Scusate, Final Fantasy 10, pardon, era bellissimo. E anche per componenti che molti non hanno gradito, tipo, vedi, lo si chiamava? Lo sport con le sfere. Lo sfero? No, come si chiamava? Lo sferometro. Il gioco di calcio subacqueo, come si chiamava quello di Fantasy 10? Era bellissimo. Non me lo ricordo. Mi ci perdevo. Adesso, tanto adesso ce lo diranno in chat. Sì, 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 3, 2, 1, via. Mi ci perdevo veramente perché era divertentissimo. No, non era lo spintere. Il Blitzball, bravissimi, il Blitzball. Il Blitzball. Lo spintere, vabbè. Lo speedball, che è un'altra cosa. Il corpo vacilla la mente. Vabbè. Ok, dai, cosa devo fare? No, guarda, droni, siamo in due che, insomma, diciamo, la pensiamo in una maniera simile. Non proprio così, però non è il mio genere. Ahimè. Vediamo se... Cosa devo fare? Devo ahimè, dormire. Che non è il mio genere. Fare robe? Non posso neanche dire, guarda, voglio comprare questa cosa. È possibile fare cose in questo gioco di fare cose? Devo andare al municipio a vedere Sephiroth. Va bene, ma io volevo comprare cose. Tu che cosa mi vendi? E della Shirra, grazie per tutto l'aiuto e per tutto il pezzo. Della troca. La cinta. Oh, scusa. Sì, vabbè, dai, ho capito. Rain, la versione che scarichi in italiano di Final Fantasy VII è NTSC. JAP. Sì. NTSC JAP, ma no, non forzare assolutamente nulla, non ne hai bisogno. E poi forzare i giochi JAP. PAL NTSC vengono fuori dei casini. Giocate direttamente agli NTSC, ove possibile. Mister Santinumi, nemmeno leggere un libro in game. Niente, Baldur's Gate ci ha abituato troppo bene. O comunque gli RPG all'occidentale in generale ci hanno abituato troppo bene. Xander, vabbè. Vediamo un po'. È un po' cosa bisogna fare. Tu che ricordi hai di Final Fantasy VII, Maolin? Ah, che un sacco di miei amici ci giocavano. Io non sono mai stato un fan di Final Fantasy, ma non perché ritengo che sia un brutto gioco. Non è il mio genere. I combattimenti a turni non mi sono mai piaciuti. Non ce la faccio. Ho provato, ma veramente più forte di me. Poi adesso ho fatto questa versione nuova che mi avvicina, quindi... perché appunto... Ma quindi ci giocheresti a questa versione nuova? Sapendo che è in tempo reale, sì, è un titolo per me nuovo da questo punto di vista. Quindi, voglio dire, poi, non lo so, magari ci gioco e non mi piace lo stesso per come è fatto. Però non ce la faccio, purtroppo, i combattimenti, i giochi, tutti i giochi che hanno i combattimenti a turni o tattici, io non riesco a giocarli. Purtroppo non ce la faccio. Poi può succedere, come era successo in Final Fantasy, che diciamo l'X... Che aveva questo sistema di combattimento, la Parasite Eve mi era piaciuto tantissimo, per esempio, e quindi magari trovo poi una via di mezzo, vai a sapere, devo vedere. È arrivato Capitan Sparrow, incredibile. Eccolo qua, Sephiroth. Questo posto brucia. No, non lo posso. Comunque io ho abbassato già il mio microfono. Se sentite più alto o più basso, probabilmente per il discorso del magari del monitoraggio audio che dà qualche. Questo posto. Beh, è un bel posto, comunque. Questa è la splendida cornice delle Arpi. Queste sono le Arpi nella splendida basso, cornice. Ragazzi, in realtà no, non ho l'audio basso. È giusto. Ah, guarda, Johnny Bad, a me puoi dire quello che vuoi, non me ne frega assolutamente niente. Quindi. Abbasso leggermente il gioco, che magari così... La mia voce soave riesce a spiccare. Tutto perfetto. Comunque confermano che
la traduzione dei Sadness City. Dei Sadness, sì, sì, sì. Ma all'epoca erano il meglio del meglio, i Sadness. Cosa costava 140.000 lire? Final Fantasy 7? Non credo. Sì, a voglia, a voglia. 140.000 lire, Final Fantasy... 140.000 lire, questa merdina qua. Esatto. Anche la versione PC. Perché io all'epoca Final Fantasy 7 lo giocai in versione PC. Me l'aveva prestato un mio amico dell'epoca, dicendomi, ma guarda, c'ho sto gioco, non lo so, non lo capisco, non mi piace tanto, giocaci, e me l'ha dato. Io l'ho installato subito quella sera, mi ha fatto cagare, devo dirlo, poi mi ha fatto cagare. Io avevo giocato già a Final Fantasy precedenti, no? Avevo giocato al 6, al 5, e al 4, in versione Super Nintendo me l'avevano prestato, versione americana. Però il 7 all'inizio non mi prese, non lo so, e lo mollai lì. Smetta col patriarcato, scusa, no, era predica, scusa. Lo ripresi dopo qualche mese e me lo sono giocato tutto di seguito, proprio bevuto, e me ne sono innamorato. Ma pensa. Sì. Il mio falegname con 30.000 lire lo fa meglio, ma che cosa, Barez? Final Fantasy 7. Alessandro Baggi dice che l'ha giocato verso il 99, ha ancora la copia NTSC in inglese, ma ha barato perché sua mamma insegnava inglese. Io invece, a me l'inglese me l'ha insegnato proprio Final Fantasy 7 originale. Io ci giocavo col dizionario davanti e ho imparato l'inglese con Final Fantasy 7. Molte, come chi meno anche il tedesco, ya, così. Molte forme verbali, molti modi di dire li ho presi da lì, cioè ho capito cosa significassero imparandoli dal gioco. Molto molto bello. Playdate è viva e lotta con noi, assolutamente. Sì, Playdate è vivissima. Adesso fra qualche minuto la vedremo. Intanto finiamo questa parte, questo prologo, diciamo così, di Final Fantasy VII Rebirth, tanto per vedere. Comunque sì, dai, carino, ci sta. Mi devo riabituare a questo tipo di giochi, perché ripeto, essendo morto dietro Baldur's Gate, ora come ora ho la testa settata su quel genere di giochi di ruolo lì. Quindi gli action, per adesso li devo riapprocciare, diciamo. Recarica. Action. Fate attack, una mega pozione. Tetsuya Nomura. Ah sì, le nomurate. Me Nomura, come avrete capito, non mi fa impazzire, anzi, cioè veramente lo reputo un designer scandaloso per molte delle scelte che fa, soprattutto stilistiche e di regia. Bravo Sparrow, bravo, anch'io facevo così. Però bisogna dire che... meno male che c'è, nel senso, perché ci ha avuto un po' le palle di mettere le mani su un mostro sacro come Final Fantasy VII e cercare di svecchiarlo, perché è sempre bello. Ovviamente ci sono poi i puristi che dicono Final Fantasy VII non bisogna toccarlo, è una pietra miliare, immortale, ma è un sacrilegio. Però secondo me ci voleva una reinterpretazione moderna, perché si tratta di un gioco e un immaginario di gioco che si merita di essere rispolverato di tanto in tanto, anche per le nuove generazioni che magari a giocare proprio quello lì originale fanno un po' fatica, perché purtroppo, ahimè, sono cambiati i gusti, ragazzi. È difficile che qualcuno molto giovane si pigli per fare il set originale e ci giochi. Ahimè, purtroppo. Racconto una cosa che avevo letto qualche anno fa a proposito dei... parlavano dei programmatori, io mi ricordo i programmatori di Final Fantasy, che dissero, con l'avvento di Fallout 3 il mondo degli RPG era definitivamente cambiato, e fare un altro Final Fantasy come era stato fatto fino a quel momento sarebbe poi stato impossibile, perché era stato talmente avanti Fallout 3 che... sì. Era diventato difficile, infatti facevano i complimenti a Bethesda, e adesso io non ricordo se era Nomura o programmatori in generale, io mi ricordo questa cosa comunque. Poi, ripeto, io Fallout 3 l'ho giocato, mi è piaciuto tantissimo, però non sono la persona più adatta per dire se
avevano ragione oppure no. Sicuramente è stato un modo diverso di vedere comunque l'RPG, dove lo potevi giocare a turni in tempo reale, cambiavi la telecamera, cioè effettivamente era diventato qualcosa di molto particolare, effettivamente è stato molto molto avanti per l'epoca. Dissero questa cosa qua. Ora, io da non fan di Final Fantasy VII posso dire che secondo me hanno fatto bene comunque a fare questa cosa qua, perché appunto cerchi di avvicinare un po' il pubblico nuovo e richiami anche il pubblico, diciamo, vecchio, dannata, che vuole rigiocarlo, e cerchi anche di stupirlo, perché attenzione, ad esempio con Resident Evil 2 hanno fatto un lavoro simile comunque, cioè hanno fatto qualcosa che svecchiava il vecchio senza rivoluzionarlo in una maniera devastante, aggiungendo delle cose, modificando altre. Secondo me hanno fatto un gran lavoro. Poi qua mi direte voi se hanno fatto un buon lavoro, perché ripeto, io il gioco non lo conosco, quindi mi limito a questa cosa qua. Insomma, difatti in Giappone sta vendendo di meno, in Occidente è piaciuto tanto. Quindi tu mi confermi che sta vendendo poco, però boh. Leggevo anche io questa cosa, l'ho letta recentemente, appunto, dove sta andando meno bene del previsto in Giappone. E sai che i giapponesi, se una cosa da loro non vende tanto, vuol dire, e nel mondo fa sfracelli, non ha comunque venduto bene. Ne parlavamo l'altra volta con il Gori per il Master System, che è andato bene in Europa e in Brasile soprattutto. In Giappone no, quindi fallimento totale, ci dobbiamo vergognare di aver fatto questa questa console. Cioè, c'è anche questo pensiero molto molto giapponese, quindi... Però leggevo questa roba qua, ma mi ricordo anche di vari video fatti da vari youtuber che erano andati all'anteprima inglese, tutti entusiasti di questa cosa. Io ripeto, ma da non fan di Final Fantasy... Dato che è molto in linea con il remake, il precedente... venderà tantissimo anche questo, non vedo perché no, magari ci mette un pochino a carburare, però alla fine secondo me le sue belle copiate le piazzerà. Come tutte le cose, farà le sue vendite, ci vorrà un attimino di tempo e via. Poi ripeto, per me resta il fatto che non si può neanche essere troppo ancorati al gioco che è uscito nel 97. Sì. Ok. Ma... cioè, voglio dire, sono passati tanti anni, quindi insomma, qualcosa devi... Sì, ma infatti per questo ti dico che ci stava un... Poi comunque il remake di Final Fantasy VII era una delle cose più chieste in assoluto da praticamente chiunque per anni. Quindi ci sta che uno l'abbiano fatto finalmente e che due l'abbiano svecchiato in un modo che possa appartenere ai più giovani, è giusto? Rispondo a Star Sailor, dico, se vai a cambiare e rovinare la storia, il ritmo di gioco di un JRPG storico come Final Fantasy VII, hai praticamente assassinato il gioco. Ripeto, io non sono un fan di Final Fantasy VII, capisco quello che tu stai dicendo. Ora, se l'hanno assassinato o no, non lo so, però va detto che nel 2024 non puoi più fare esattamente un JRPG come lo facevi nel 97. Ma sì, perché secondo me non è più cosa. Poi abbiamo la tecnologia per fare le cose che tu facevi con le magie, con i filmati, adesso le puoi fare realmente nel senso in tempo reale. Quindi secondo me ci sta. Poi mi pare che in questo Final Fantasy, rispetto all'altro, tu puoi scegliere se giocarlo in modalità vecchia, tra virgolette, o in modalità nuova. Questo è quello che mi è stato detto, sì, ma anche qua metto le mani avanti perché... La modalità classica di combattimento. Sì, però, ragazzi, rendetevi conto che questo non è un Final Fantasy VII per noi. È un Final Fantasy VII per chi vive adesso, capito? Per i giocatori moderni, ok? Il Final Fantasy VII per noi vecchiacci è l'originale. È ovvio questa cosa, è naturale che sia così. Non l'hanno fatto per noi questo remake. È lampante e ci sta, è giustissimo. Comunque sì, dai. Yakuza Like a Dragon, io ti dico, personalmente non lo ritengo tutto questo gran capolavoro, di nuovo, questa fanbase esagerata. Non è che sta facendo degli sfracelli di vendite, non è che sia un gioco, madonna, oh mio Dio, adesso faremo tutti Like a Dragon. Ha la sua, come si dice, ha la sua fanbase e tutto il resto. Personalmente, anche lì, ripeto, io non lo vedo così devastante. Poi non dico che sia un gioco brutto, attenzione, però non
facciamo anche, come si dice, un sensazionalismo dove, dove non c'è. Poi magari lì funziona, ma lo porti in un altro gioco e di nuovo si ritorna indietro di una vita. No, ma Yakuza a me non è che non piace, a me sono piaciuti quelli storici per PS2. Quelli nuovi, bah sì, poi io non lo so, dopo un po' mi annoio anche, però non è che mi metto a dire è una merda, fa schifo o cose di questo tipo, mi limito a dire guardate l'ho giocato, non mi ha preso, va bene così, mi erano piaciuti gli altri originali, va benissimo, cioè ripeto, finché stiamo nei gusti e poi anche dando una nostra opinione che dice ok, io l'ho giocato, mi è piaciuto perché, non mi è piaciuto perché, quindi... ripeto, è una questione estremamente, estremamente personale. Se poi andiamo su un discorso tecnico, su un discorso adesso li dobbiamo fare così perché vendiamo, allora è un discorso diverso. Ma io personalmente un remake di Dino Crisis, bah, io anche lì non sono mai stato questo fan sfegatato di Dino Crisis, eppure, forse perché... Eppure è possibile. Arrivavo da Resident Evil. Sì, sì. Capcom aveva bandito così un sondaggione a un certo punto, qualche mese fa, in cui chiedeva ma quale altro gioco dopo la serie di Resident Evil vorreste vedere fra i nostri remake? Ovviamente uno dei più votati è stato Dino Crisis. E sono Devil May Cry. Sicurissimo. Devil May Cry. Sì, Dino Crisis. Scusa, ho detto Devil May Cry. Volevo dire Dino Crisis. Non credo che faranno un remake del primo. No, ma volevo dire Dino Crisis. Ho detto Devil May Cry. E quindi sono molto fiducioso che lo faranno. No, ma è molto probabile. Poi ti dico, Dino Crisis, anche lì ho sempre visto una fanbase devastante, sarà che io arrivavo da Resident Evil, non lo so, anche lì non è che dico che il gioco è brutto o qualcosa del genere, però io ho tutto questa cosa così sensazionale, non lo so, ma ripeto, sono io, quello è stato un periodo curioso perché comunque di giochi che uscivano non c'era molto che in realtà mi interessava, però vedremo, cioè se fanno il lavoro che hanno fatto con Resident Evil 2, perché ricordiamo il 2, o il remake del primo, o il 4, perché il terzo, ragazzi, il remake del terzo discutiamone tantissimo, perché... Era un data disc del 2, il terzo. È veramente farlo così... come anche il gioco originale. Sì, per carità, però hanno troncato via tutta quella parte dell'orologio. Era stato messo insieme in fretta e furia, tanto per tamponare la voglia di Resident Evil dopo Resident Evil 2. E non doveva costare 70 euro, comunque. Gioco che... Va bene ragazzi, allora niente, io di Final Fantasy VII Rebirth ne avrei abbastanza per stasera, cosa dite? E pareri sì, ci sono. Principessa Peach, Principessa Peach. Principessa Peach, vogliamo provare Principessa Peach. Cos'è, la demo? E dobbiamo anche introdurre un po' un altro discorso ragazzi, perché noi volevamo cogliere un pochino l'occasione di questa live anche per un'altra questione. Tanto io qui passo a noi. E allora, chi mi segue da un po' saprà che qualche annetto fa c'era stato un mezzo tentativo di organizzare un bel viaggetto. Un viaggetto in quel del paese del Sciollevante. Era tutto pronto, ogni cosa sembrava dovesse andare come doveva andare, c'erano le prime adesioni, il programma era già ben organizzato e pregno di attività da svolgere, se non fosse che arriva una pandemia globale e cade tutto come un castello di carte su una pila di sterco. Un così, disastro totale. Ora, sono passati 4 anni e ingranaggi sono tornati a muoversi e quindi ci sarebbe possibilmente l'occasione di ripartire. Allora, il discorso è questo. Io ora sto facendo un po' di raccolta pareri, un po' di campagna di PR, no? Di cercare tramite relazioni pubbliche, no? Cercare di mettere insieme i pezzi. Uno di questi pezzi è ovviamente il vostro parere, perché io ho bisogno appunto di tastare il polso della situazione
Eh sì, Fabrizio, ogni 4 anni, è sempre per il bisestile noi ci muoviamo. Esatto, sì. È destino, è destino. Ho bisogno di capire se effettivamente è qualcosa che vi possa interessare, se vi interessa, e che genere di spesa vi aspettereste da un viaggio di questo tipo. Anche perché il programma, le attività da fare, tutto il resto, ovviamente dipendono dal budget che siamo disposti, anche io in primis, ad impegnare. E ovviamente, e questo neanche ve lo sto a dire perché immagino che l'abbiate intuito dai nostri discorsi passati, sarebbe un viaggio non solo con me, ma anche con il qui presente maledetto pelato. Quindi sarebbe un viaggio in cui ci vedreste entrambi come portavoce, insomma, della questione. Un viaggio da fare quindi insieme a noi due, con ovviamente delle guide, con un'organizzazione fatta bene, con delle tappe da visitare, degli spazi anche di movimento libero all'interno dell'area oggetto della nostra visita. Quindi magari, che ne so, un pomeriggio, una mattina è possibile passarla così a caso, girando per la città, per fare i cavoli nostri. Magari se dovete fare gli acquisti o vi dovete vedere con dei vostri contatti in Giappone, ecco, avete anche quegli spazi lì. E dulcis in fundo, la possibilità anche di partecipare al Tokyo Game Show. Io vi parlo del Tokyo Game Show di quest'anno, perché se la cosa si fa, sarà quest'anno, alla fine, verso ottobre-novembre, nel periodo ovviamente in cui avrà luogo il Tokyo Game Show. Tokyo Game Show che naturalmente sarà da visitare, in quanto poi nella quota è compreso anche il biglietto per l'ingresso al TGS, quindi comunque è qualcosa che è previsto. Assicurazione sanitaria, sono tante cose. Ovviamente tutto, sono gli assicuratori, c'è la tessera prepagata con la SIM per le vostre chiamate, l'abbonamento ai mezzi, insomma stiamo preparando un pacchetto il quanto più completo e prova di imprevisto possibile, ok? Ora ovviamente c'è da valutare un po' il costo, e qui insomma mi comincerete a dire voi. Allora, io ho preparato una piccola bozza di programma che vi farei vedere. Me l'hanno girata i ragazzi dell'agenzia che ci stanno seguendo, e quindi adesso la vediamo un pochino, così mi dite anche voi. Allora, si tratterebbe di un viaggio da 8 giorni, quindi a partire dal primo giorno, che è il primo viaggio, fino all'ottavo, che è il viaggio di ritorno. E infatti si partirebbe con il primo giorno, che è il volo dall'Italia al Giappone con scalo a Dubai, se non ricordo male. Tra l'altro si parte o da Roma o da Milano, quindi dovreste riuscire a raggiungere, eventualmente se vi andasse di partecipare, uno di questi due punti. Noi ci vediamo direttamente là, Noi ci vediamo ovviamente direttamente a Milano, per quanto mi riguarda, a Milano. Per partire poi dal secondo giorno in poi, in questo caso con la visita a Ikebukuro alla mattina, perché ovviamente stiamo parlando della zona di Tokyo in questo caso, perché proprio per riprendere quello che era il viaggio di 4 anni fa, si tratterebbe di andare a toccare appunto la zona di Tokyo, come appunto in origine. Quindi Ikebukuro la mattina, il Pokémon Center il pomeriggio e poi una cena all you can drink, inclusa all'interno della quota. Quindi comunque c'è una mega cena organizzata dallo staff il primo giorno di visita. È un'organizzazione filini! Esatto. E tutte gli altri pranzi e cene sono liberi, nel senso potete tranquillamente mangiare quello che volete, dove volete. O ci si sposta in gruppo, in grupponi. Io ovviamente, ragazzi, se venite con me in Giappone, andremo a visitare negozietti di videogiochi il più marci possibile,
ovviamente. Assolutamente. Il VT Computer Games del Giappone. Esatto, con tantissimo retro gaming, e tantissimo loose, come piace a me, e possibilità di fare tantissimi acquisti appunto relativamente al retro gaming. Almeno quello è il mio obiettivo. Poi ovviamente ci sono tutte queste attività, tra l'altro il giorno successivo si andrebbe a fare un tour guidato con una guida che ci spiega tutto quanto a Tokyo, e poi Shibuya al Nintendo Store il pomeriggio del terzo giorno. Il quarto giorno si va a Odaiba, ovviamente una meta imprescindibile, e il pomeriggio un'altra meta che a me fa molto piacere è andare a visitare il quartiere di Kabukicho. Kabukicho, che è il quartiere da cui hanno preso spunto per Kamurocho, che è quello lì che trovate, è uno dei setting che trovate nella serie di Yakuza. Quindi è anche bello vedere, insomma, tutti quel paesaggio, quei negozietti, quel mood che richiama un pochino Yakuza. Poi, io andrei a tirare le arance a Nintendo, comunque. Esatto. Il quinto giorno si farebbe un giro di Akihabara per tutta la giornata, e dicono che non basta neanche tutta la giornata per quanta roba c'è da vedere. Io conto di andarmi a infognare in qualche mega sala giochi, tanto per andare a vedere com'è la situazione. E il sesto giorno è la giornata libera, fra virgolette, o Tokyo Game Show, quindi chi vuole venire al Tokyo Game Show viene al Tokyo Game Show, chi non vuole venire può farsi i cazzi suoi, però ovviamente andremo... Dirle così, simpaticamente... Poi, il settimo giorno, c'è una cosa molto interessante, che è la Broadway di Nakano. E lì, praticamente, io ci conto molto, perché è un'area poco mainstream, diciamo così, dove ci sono tanti negozietti anche di vintage e giochi vecchi, come piacciono a me. Come noi. Un po' meno, così, diciamo... battuti dalla maggior parte dei turisti, quindi in teoria si potrebbe trovare anche qualche materiale che costa poco. E ci troviamo anche la mafia, tra l'altro. Ovviamente sì, andremo a braccetto con la Yakuza, quello ovviamente sì, poi berremo tantissimo con la Yakuza. A proposito, attenzione, perché se siete dei tipi molto tatuati, io vi consiglio di vestirvi pesante. A me non hanno mai detto niente, comunque. Io mi ricordo quando ci sono stato in Giappone. Devi venire con le maniche lunghe, attenzione, perché sennò ti scambiano per uno Yakuza. Ma mi si vede lontano un chilometro che sono un gaijin, voglio dire. Cioè... E poi... Oh, Paul Pugs è iscritto, ok. E poi l'ultimo giorno sarebbe quello di ritorno, quindi il volo dal Giappone all'Italia, sempre con scalo, immagino, a Dubai, fino all'aeroporto di partenza. Ora, tutto questo giro, che tra l'altro, ragazzi, io ci tengo tantissimo, come anche volevo fare con il viaggio precedente, ci tengo tantissimo affinché questo viaggio sia occasione per poter creare contenuti, e vi spiego più nel dettaglio, un video di Doctor Game della serie principale. Quindi io sto pensando uno dei prossimi video della serie regolare, appunto, in modo tale da poterlo girare interamente lì in Giappone. Pacifico il fatto che chi verrà in Giappone automaticamente farà parte, se vuole, del video. Quindi, se volete apparire in una puntata della serie regolare di Doctor Game, vi tocca venire. Sarete in Giappone. Obbligati a firmare la liberatoria, non come John Travolta. Sì, ovviamente lì poi si raccoglieranno i consensi. Se effettivamente volete partecipare, parteciperete, altrimenti o non vi si riprenderà o verrete blurrati in faccia. Quello ovviamente è... Con son tu verremo blurrati. Ovvio. Però sì, ragazzi, la mia intenzione è questa, perché c'era già 4 anni fa e continua a esserci anche adesso. Quindi io adesso è già da un po' che ci penso, ovviamente... 4 anni fa è saltato tutto, ed è saltata anche la mia idea, che aveva senso 4 anni fa. Adesso ho un'altra idea per un altro video della serie regolare, e lo sto buttando qui. Qua del Giappone. Esatto. E ovviamente parteciperai anche tu, Maolo, però solo in qualità di cameraman. Tu non apparirai mai con la fotocamera. Ci può stare, ci può stare. Quindi, ragazzi,
La questione è questa: quanto costa tutta sta roba? Purtroppo, stringendo, cercando di ottimizzare il più possibile, non si va sotto i 3.000 euro, ahimè, Eh sì, perché i purtroppo. prezzi, ahimè, sono questi. Rispetto a 4 anni fa, quando il viaggio costava 2.500 e passa, sono aumentati tantissimo per i motivi che potete comprendere. Quindi ci sono tanti rincari non dovuti ovviamente dal mondo dei viaggi, ma più che altro da questioni relative al... Cos'è? Oh! Ah, si va a Scusa. Berlino. Vabbè, ok. Ti ho visto sbraitare a un certo punto, quindi e quindi ci sono stati dei rincari ovviamente dovuti alla pandemia, a tutta una serie di rotture di balle, e quindi i prezzi per adesso sono questi. Si va sui 3.000 euro. Ora, voi in chat, partecipereste ad un viaggio del genere, con un budget del genere e un programma del genere? Dite la vostra, perché mai più di questo momento è utile il poter avere un feedback diretto da persone che potenzialmente potrebbero partecipare. Per i 7 giorni uno quanto si deve portare? Oh, quanto vuoi? Lì poi tra l'altro... Io mi porterei la carta di credito e quel che succede, succede. Sì, ma lì Quindi. basta anche, che ne so, la PostePay caricata con non so quanto. A Cioè, poi, salve, però. sì, poi lì fai il banco, ci sono gli ATM, ritiri i soldi oppure paghi direttamente con la carta di credito. Quindi... Sì, anche perché, e non credo che la cosa sia cambiata da quando sono andato io, non puoi pagare cash con euro, dollari, queste cose No, qua. no, no, con Paghi con i yen, loro no. soldi, Sì. paghi con lo yen. Tra l'altro... E Per Star Sailor ha tutto. scritto: io con 3.000 euro di solito faccio 2 settimane andando da Tokyo fino a Kyushu. Ragazzi, è un viaggio organizzato, non è che andiamo là, ciao, arrivederci. Ci sono anche tante Questo cose. esatto, Ovviamente capiamo assolutamente il discorso è dei un viaggio soldi, in primis noi, organizzato quindi e questo significa tranquilli, eh. avere tutta una serie di plus che sono appunto tipici del viaggio organizzato. Quindi, a parte gli hotel che non sono delle bettole, quindi hotel decenti, ecco, dove ti puoi Esatto, cioè lavare, dove ti puoi spostare all'interno di una camera con la valigia aperta senza dover fare i salti mortali perché non ci si passa. cioè, Però. ad esempio, ti interrompo solo per Vai, questa vai, cosa qua. vai, Voi vai. leggete il programma, anche solo il fatto di andare al Tokyo Game Show. Cioè, io non so Esatto. quanti, quante volte si potrà andare al Tokyo Game Show nella vostra vita e tutto il resto, quello più tante altre cose, certamente. Ora, nessuno qui vuole prendere in giro nessuno, sappiamo tutto il discorso costi, eccetera, eccetera, però effettivamente Rain scrive 3.000 euro, compreso il pernottamento, Certo, ovviamente. assolutamente, Allora. sono 6 giorni e una notte, ma gli altri 5 Nei cosa 3.000 e rotti, facciamo? perché in realtà sarebbero 3.000 e qualcosina, però io sto cercando un po' di mediare con il tour operator in modo tale da stare quanto più possibile sui 3.000. E, ci sarebbe ovviamente il volo, con ovviamente la possibilità di mettere un bagaglio in stiva bello grande, da oltre 20 kg. Perché poi giustamente dovete pensare che poi questi bagagli voi partite vuoti, però poi torneranno pieni. Attenzione ragazzi, fateceli due pensierini su questa cosa. Poi ovviamente il biglietto per il Tokyo Game Show, una SIM card prepagata che dura 8 giorni, potete chiamare tranquillamente e fare le Con navigazioni su quanto internet. già dentro? 2.000 yen. 2.000 Esattamente. La yen, welcome ok. card prepagata da 2000 yen, già inclusa. Poi la cena, quella lì organizzata, all you can drink, lì a Tokyo, in un locale bellissimo in cui si mangia e si beve come i Ed è subito una maledetti. notte da leoni. You Esatto. spin me right. E poi giustamente bevendo tantissimo si farà amicizia con tutti i giapponesi che sono lì a sbevazzare e che non reggono l'alcol. Esatto, io non reggo l'alcol. Quindi ci sarà da cantare karaoke, un macello si farà quella sera lì. Madonna. E canteremo tutte le canzoni di Paolo Marocco, come Black Esatto, Touring, Fight metteremo Club, per Black Tour in una esempio. manetta e poi tutti i trasferimenti sul bus privato da e per le escursioni varie. E
e poi l'assicurazione sanitaria e le spese mediche. Quello che resta fuori ovviamente sono i pranzi e le cene liberi, quelli potete mangiare, vi ripeto, e bere quello che volete. Se seguirete me, io andrò a ramen totale, continuo. Altro che andrò a ramen totale. Ramen, okonomiyaki, ramen, quelle robe lì. Ma cibo da strada a manetta, per quanto mi riguarda. Dovrei leccarlo con la lingua per strada. E poi sbevazzeremo soprattutto roba che troviamo nei combini, quindi cose che costano. Tra l'altro, dai combini voglio provare qualcosina anche lì. Finisce sempre i nini? I vari, cosa sarà? Non sappiamo. Tramezzini, riso, voglio provare. Tramezzini, per esempio. Ah, io sono astemio, quindi sappiate che io comunque non vi porterò a braccio o a casa. Però non me ne frega niente, io vi lascio morire per la strada, vabbè, ci penserà la natura. Dato che sei astemio, sbevazzerai tantissimo le robe dai distributori automatici, tutte quelle belle bibite iper. Sì, così mi viene un fegato. Dov'è il fegato? Da qualche parte. Fegato così. Il doc andrà a Ramengo, esatto, quello ovviamente. Io prevedo di diventare povero e vivere sotto un ponte in quello. Io sono già povero, cosa me ne frega? E quindi questo, ragazzi, sarà almeno quello che si prospetta, un viaggio ben organizzato, ben gestito, con gente professionista. Tra l'altro, e poi c'è Maolo, cioè, sì, a quando vi ricapita Maolo, di andare in Giappone con Maolo? Però al Tokyo Game Show è probabile che ci associeremo agli altri viaggi organizzati dallo stesso tour operator, cioè quello di Fraus di Parliamo di Videogiochi e quello di Sabaku no Maiku, che saranno anche loro lì con i loro gruppi, quindi è probabile che conoscerete anche queste persone se vi può interessare. A me no, però vabbè. Sì, ottobre, sì, quel periodo lì. Sì, dovrebbe essere l'ultimo weekend di settembre. Vi dico le date precise, dai. Ok, dal 24 settembre. Ottobre. Al primo ottobre. Quelle sarebbero. Scusate, perché l'Atletico ha sbagliato una cosa. Griezmann, sei veramente una... Vabbè. Lo scrivo. Vedi che io qui c'ho LibreOffice. Dal 24/09/24 al 01/10/24. Queste sono le date, ragazzi. Ora, chi ci starebbe? Tu ci staresti? Io sì, assolutamente. Non vedo l'ora di tornare a invadere il Giappone. Quindi, attenzione, che qua finisce come Oppenheimer poi. Sono previsti cambi di albergo? Beh, dipende se sono per scambisti o cose di questo tipo. È una cosa non lo so, ma nel caso è comunque tutto compreso. Però ve lo faremo comunque sapere da un momento all'altro. Via, cioè, praticamente, no. Ragazzi, via. fuggire, via. Allora, una coppia spende uguale? Probabilmente sì, non lo so. Qual è l'inghippo? L'inghippo è come che, fai? Da Costa Rica, è facile prendere un aereo. Fai parlare, per favore. Risponda alle domande della chat. Ovviamente l'inghippo è che c'è un minimo di partecipanti sotto il quale non si parte, giustamente, perché bisogna far quadrare i conti. Anche la stessa organizzazione, gli stessi posti che andiamo a visitare sono tarati affinché ci sia un minimo di partecipanti del gruppo. Ed è di 18 persone, ok? Se riusciamo a partire in 18 o più di 18, perfetto. Se non riusciamo a partire in più di 18, anche se avete magari già dato la quota o vi siete iscritti, avete confermato, eccetera, vi vengono restituiti tranquillamente i soldi. Nessun tipo di problema. Quanto tempo per pensarci? Allora, Fabrizio, o chi l'ha chiesto anche prima, io definirò questa cosa entro questa settimana. Entro questa settimana è probabile che si rimetta in funzione la pagina di registrazione che già era stata creata all'epoca, con tutto il programma scritto bene, la possibilità di vedere nel dettaglio le varie tappe e tutto il resto. E ve ne parlerò ovviamente sui social, sarà già tutto pronto per il prossimo mercoledì ve ne parlerò ovviamente anche qui in live, e quindi da quel momento in poi avrete la possibilità di dare la vostra adesione se vi farà piacere. Se non vi fa piacere, va bene lo stesso, l'importante è che in un modo o nell'altro sta maledetta cosa in Giappone si faccia, perché quella volta del Covid mi è rimasta qua.
mesi e mesi di programmazione, poi è arrivata la scimmia, una cosa del pipistrello dalla Cina, e ci ha fatto Esatto. il servizietto. Dottore, faccia un Maledetti, sondaggio. maledetti. Sì, Grazio, farò un sondaggio anche su Facebook e su Instagram, in qualche storia. Comunque vi comincerò un pochino a martellare sui social. Io vi consiglio, se ancora non mi seguite sui social, di seguirmi. Qua sotto vedete nella schermata la mia pagina Facebook e la pagina Instagram. Seguitemi sui social, perché lì vi darò tutte le varie, i vari aggiornamenti relativi a questa cosa. Fai un video sul canale dove spieghi tutto il viaggio e anche i costi. Sì, una volta che sarà definitivo, farò un intermezzo in uno dei prossimi video in cui spiego tutto quanto. E ovviamente lo vedrete anche sul canale. 3.000 sono tanti per una settimana sola, però Comunque. il Giappone è carissimo. Sì, purtroppo sì. Vi ripeto, 4 anni fa costava sensibilmente di meno. Purtroppo adesso, con i 1.000 rincari che ci sono stati, anche e soprattutto sui voli, perché è una mazzata il volo, ahimè. E non si può fare meno di così. Purtroppo i prezzi si aggirano. Vi posso assicurare che sono state fatte tanti pensieri, tante elucubrazioni. C'è sempre la voglia di cercare di ottimizzare il più possibile il budget, però meno di così Assolutamente. veramente non si riesce. Ma poi comunque adesso a parte tutto, non è che uno dice ah, 3.000 euro che ce li intaschiamo noi, andiamo, No, facciamo, no, no. ragazzi. Siamo tutti sulla stessa barca comunque. Esatto. È un viaggio organizzato, non sono, ripeto, 7-8 giorni, arriviamo, ciao, arrivederci, ognuno per la sua strada. No, c'è tutto un Sì, pacchetto. c'è tutto un Quindi pacchetto e poi, fate cioè, volete mettere stare con tutti. Paolo e dargli calci ad ogni passo? Allora, È prima che si bellissima, avvicina, bellissima. scasso di mazzate, io ve lo dico, io sono una persona che può Strofinargli la diventare pelata violenta. aspettando che esca il genio. Ragazzi, ma è bellissima queste cose. Come potete perdervi di queste meraviglie? Poi, ragazzi, cioè, io che mi tolgo le scarpe per entrare nei posti, sai che odore? Poi è bellissimo Odori l'odore. molesti, tra l'altro. Se vi piacciono i piedini, il Giappone è una cosa obbligatoria. Tra l'altro. Meraviglioso, meraviglioso. Comunque, io fossi in te adesso, abbandonerei questa cosa per mettere la principessa Peach Vediamoci la e principessa Peach. soprattutto io andrei a fare pipì in questo momento, Vai a perché fare un non po' ce di la faccio più. pipicci. Un po' di Un po' pipì, di quindi se vuoi pipicci. togliermi o lasciare una sedia vuota, Ah fallo, no, io vi tornerò, lascio la arriverò sedia vuota, dai, lasciamo la e sedia via. vuota. Ci vediamo tra pochissimo, tra Sì. 66 e 67 giorni. 66-67 giorni. Allora, mentre c'è la sedia vuota, io provvedo a fare lo switch delle cose. Vediamo un po'. Eccolo qua. Allora, vediamo se riusciamo a mettere switch. Andiamo a mettere switch, secondo voi? Ci proviamo. Là. Comunque, nel frattempo, ditemi in chat se. Sì, il playdate lo vediamo dopo, Johnny. Ditemi in chat cosa ne pensate, quali sono i vostri pareri. Ho letto che sì, effettivamente c'è il cambio favorevole per adesso euro-yen. Sì, ragazzi, però noi non possiamo ovviamente programmare un viaggio con il cambio attuale. Dobbiamo programmarlo considerato le varie fluttuazioni che può avere in quel momento lì, perché si paga piano piano la situazione. Se rimane favorevole il cambio, questo giocherà a nostro vantaggio nel momento in cui saremo lì effettivamente e faremo gli acquisti. Mi hai fatto sognare ad occhi aperti. Sì, ragazzi. Questo è. Noi non siamo venditori di sogni, ma di solide realtà. Quindi. Esatto, parola di Mauro Carlino. Esatto. Quindi non c'è tanto da sognare. C'è da rendersi conto che è un'opportunità, è una possibilità. E se volete, se vorrete, sarete dei nostri. Io non potrei mai perché prende male l'aereo. Purtroppo è una crisi, ti lascio i soldi. Ma vieni, Mad Dog, ma poi stai tranquillissimo perché le lunghe tratte, per assurdo, sono molto più, come Convenienti. dire, tranquille, sono molto più gestibili perché sono,
durano talmente tanto che a un certo punto ti abitui, quindi non c'è il momento in cui dici, a un certo punto dopo che ti spaventi una volta, poi dormi tranquillo, mangi, sì, poi tra l'altro poi... volando credo che si prenda Emirates, non credo una di queste compagnie, poi si mangia dire... molto bene anche su, quindi si mangia per tutto il tempo, già sull'aereo si comincia a mangiare. Esatto, poi tanto se deve succedere, calma e gesto, tombare non è un fesso. Grande Twentk 3K90, che forse c'è. Io lo spero, ragazzi, lo spero, perché ripeto, io ho bisogno di partecipanti, non tanto per portare a compimento il viaggio, che comunque non sarebbe neanche una cosa brutta, quanto per fare sto maledetto video della serie regolare. Io ho bisogno di gente, io ho delle idee un po' psicopatiche, particolari, metteremo a soqquadro il Giappone. Verremo cacciati, metteranno le nostre foto e noi non possiamo più entrare. E quindi bisogna per forza... Ah, tra l'altro è vero, c'è anche la questione del passaporto, che insomma... Ah beh, ovviamente dovete avere il passaporto, ragazzi. No, è farlo il passaporto che è il problema. Guarda come mi sta driftando il pad qui in Ixi, che dovrebbe essere il pad figo, invece fa cagare peggio di quelli originali. Guarda come drifta, guarda come va da sola. La drifta, poi fa anche le scintille per terra. Drifta alla grande. Allora, vediamo qui. Vabbè, lei non era vestita da motociclista che spaccava il culo ai passi. Praticamente qui hai diverse situazioni e lei sarà sempre a tema. Vedi, per adesso la spadaccina c'è qua. Qui ci sarà, cos'è, la versione ninja. Qui non si passa. Vediamo cosa c'è qua. Ora non aprono. Qui cosa mi dice? La Splendid ha uno splendore quasi reale. Comunque adesso questo giochino si preannuncia molto molto carino, perché ho visto che ci sono delle si possono verificare delle situazioni di gameplay molto interessanti. Spero solo che non sia effettivamente proprio come il predecessore che vi ho fatto vedere prima, che era un gioco un po'... lasciamo un po' il tempo che trovava, diciamo, va? Un pitch che doveva sbrogliare le situazioni tramite i suoi umori. Non pensate male, eh? Praticamente lei, se c'erano delle cose che doveva, che ne so, doveva far crescere delle piante, allora doveva piangere. Se c'erano delle cose da spaccare, doveva essere arrabbiata. Quindi sembrava una donna in preda alle sue crisi isteriche e del tutto soggetta ai suoi sentimenti da madamigella in pericolo. Non ci faceva una bella figura, ecco, non faceva la figura della Peach forte che poi hanno cercato di venderci con il film di Super Mario, e che io ho apprezzato, devo dire. E quindi speriamo che questo qui, insomma, ce la mostri. Tra l'altro ho visto che sugli artwork di questo gioco hanno modificato l'immagine di Peach per farla assomigliare il più possibile a quella del film, quindi hanno cambiato i connotati, la forma della faccia, degli occhi, della bocca, in modo tale da farla diventare identica a quella del film. E non ci sta male, la situazione non è proprio... È vera la notizia che è stato annunciato già il secondo film, che sarebbe poi il terzo film di Super Mario? 2026, preparatevi, ci sarà Super Mario. Ottimo, direi, con Sasha Grey. Per quanto mi riguarda potrebbero farne 3000, perché mi è piaciuto tantissimo il film di Super Mario. Io non l'ho ancora visto, anche perché per me è l'unico film di Super Mario quello con Bob Hoskins, quindi... Anche il mio bamboccio, gli è piaciuto tantissimo. Lo siamo rivisti già 10.000 volte in Blu-ray. Veramente, veramente carino. Poi mi piace moltissimo come hanno caratterizzato Donkey Kong e il fatto che ci sono tutti i personaggi della lore anche di Donkey Kong che fanno un po' così le comparse, però ci sono. Cioè, sono Donkey Kong, Mario la principessa, tra l'altro. Molto, molto piaciuto. Si potrebbe rilasciare un lascia passare. Ecco, è arrivato. Ha detto la stronzetta della sera. Non so cosa De Simone. Fare, tra l'altro, qua. Cosa devo fare? Beh, fino adesso è abbastanza noioso quello che stai facendo. Non so, quindi... il menu principale. Che devo fare? Opzioni al titolo, niente. Cosa devo fare? Dimmi tu. E non lo so, io vedo in ritardo le cose che fai. Ancora un attimo di pazienza. Vabbè, ma e quindi? Ma non c'è tipo, che ne so, premi X. Non c'è. Qui sono tutti quanti che stanno aspettando la possibilità di entrare. Però... Ecco, stai cominciando la spadaccina, ancora un attimo di pazienza. No, dai, che deve installare un gioco. Manco fosse...
Call of Duty. Sì, no, ma ha detto che stava facendo... prova a salire sulle scale. Non è quello di recitare. Quindi? La nostra passione. Quella di recitare. Ah, ecco, cioè, dovevo parlare con l'ultimo dei cretini là in fondo. Eh beh, ma è sempre così, eh. Ma porca miseria. Dov'è quello dei biglietti? No, ecco. Sono quello dei biglietti. Ecco, i tuoi biglietti. Okay. Yeah, beccati questo. Vediamo che bisogna fare, va. Il nostro spettacolo sta per iniziare, andiamo a sederci. Va bene, va bene. Oh, no, sta succedendo qualcosa, arriverà Bowser, chi lo sa. Comunque, ragazzi, quindi che mi dite? Che ci venite? Maurizio, tu ci vieni in viaggio in Giappone? Ci vieni, Maurizione? Maurizio, senza di te non è la stessa cosa. Dai, veniteci tu e anche il buon Luca. E spacchiamo tutto. Sai quante cinappe? Luca, se sopravvive al colpo della strega e quant'altro ha... Ha voglia di cinappe. Ce ne... Quante ne vuoi? Diglielo pure al tuo amico MVVV. Sì. Vediamo Maurizio sotto la sede di Nintendo. Anch'io. Assolutamente. Con in mano un Famiclone, tra l'altro. Sarebbe male questa visione. Sarebbe peggio, probabilmente. Che bisogna fare in questo gioco? Cioè, si può giocare con Peach in questo gioco di Peach? Non sappiamo. Princess Peach Showtime! Un gioco contro il patriarcato. Sappiamo, per favore. Esk sarebbe opportuno, esatto. Molto opportuno. Esker. Dai che poi ci guardiamo le novità del nostro Playdate. Con tutti quei giochi che solo il Playdate può fare. Quei giochi belli che solo il Playdate può fare. I giochi belli, tipo impara a fare il DJ. Va bene, dai, vai avanti. Esatto. Sì, che poi dai, lo sappiamo ragazzi, le storie nei giochi di Super Mario sono contorno del contorno. Ho visto contorno. Lei che bacia Bowser, che bacia Koopa, che bacia me. I giochi di Mario sono Mario, Peach, Luigi, cioè sono tutto gameplay. Lasciamo stare le storie. Nintendo, non fare questo, non mettergliela neanche la storia. Fai come Mario 1. Parte e via. Ma se Zelda fosse un uomo? Cioè, se Zelda fosse una donna? No, non ho capito. Se una donna. Giustamente poi andando al Nintendo Shop, al Nintendo Store, ci saranno tante statue di Zelda, che notoriamente esatto, è quello sarà pieno di statue di Zelda maschio. E quello vestito di verde. Ah, B. Ah, con B lanci il laccio, fai un po' di danza artistica. Accio, polpaccio, avambraccio, amputazione del braccio. Oh là, ma che bello. Dai. Con i nasi a lucciola. Sì, questo setting da teatro molto carino. Ci sta. Oh, andiamo a vedere qui il castello. Bello. No, Mario è in un altro castello, abusivo. Esatto. Vediamo. È un enorme stage da teatro. Ah, dai, che carino. Vabbè, dai, Nintendo... Quindi adesso devi recitare Romeo e Giuliana. Nintendo come... Guarda, hai visto? Praticamente combatto fino a Gunpei, esatto. Nintendo è fino a Gunpei. E Gunpei, provincia di Napoli, mi pare, no? Che poi c'è stata l'esplosione del vulcano. Combatto con i nastri da danza artistica. Contro i poteri forti. È carino. Ah, si salta. Romero e Giulietta anche. Beh, dai, simpatico. A livello di... Così, a livello di internet, capisci di internet? A livello di lato artistico. Poi tutti che criticano questi giochi, poi se li comprano tutti. Ah, io ho scaricato Yuzu solo per questo. Yuzu, che cos'è Yuzu? No, non si dicono queste cose. Signor Nintendo, io mi dissocio, mi dispiace. No, ma io non ho detto che lo uso, ho detto che non esiste più e ce ne sono altri due disponibili, quindi. Guarda. Come l'Hydra. Ah, l'Hydra! Dai, carino. Let's go! No, non era così?
quindi una gemma splendente. E quindi, e dai, molto molto carino. Questo sì che è, ha un concept originale, ecco, non come lì non come Mario. Beh, veramente io non lo direi, adesso mi ha fatto veramente piangere, non lacrime. Ah, non puoi toccare le parti dello scenario con le punte lì, giustamente, perché ti... Se lo fossi un po' più forte! Ah, praticamente gli infondi coraggio e fiducia in se stessi. Oh, qui si entra? No. Se solo fossi un po' più forte. E questo è abbastanza forte! Che paura che ho avuto, grazie mille! Perché parlano notoriamente così questi esserini, no? Vediamo un po', vedi, con la forza del nastro infondi la vita anche alle piante. E tra l'altro il nastro è quello di Evelyn, un giorno dopo l'altro. No, non è Evelyn, era un'altra. Dobbiamo eliminare questo nastro droghi. Trasportator! Infondigli fiducia! Infondigli fiducia, infondigli maledetto! Fiducia. E questo fallo ne vogliamo parlare. E dai. Non male, non male. Lo splendore della spadaccina. Mi divento spadaccina adesso. Magica Emi, oh porca miseria, che non mi veniva un nome. Emi, col tuo grande, grande cosaca. Non so chissà dove arriverai. No, quella era Magica Trippi, un'altra cosa. Lo so. Potrebbe manifestarsi Satana. No, ma dillo un po' più così. Potrebbe manifestarsi Satana. Ma tanto non si manifesta. Eccola, no, no, si manifesta. Eccola la spadaccina. Bene. È vero, la magica Emi dei dischi. È diventata la Lady Oscar del mondo dei funghi. Chissà se Lady Oscar andava nel bagno dei maschi o delle femmine. Tu te lo sei mai chiesto? Era una donna, quindi. Vedi Oscar, le dicevano che sei una donna. Vedi Oscar. Vedi Oscar. No, quella non esiste. La canzone più bella è l'originale. Vedi Oscar. Oh, vedi Oscar. Oscar. No, ma tu sei impossibile. Sì, lo so, sono impossibile. Possibile. Ecco, dillo come se fosse una figata. Potrebbe manifestarsi Satana. Ovviamente gli rovi li posso schiacciare. Ovviamente la telecamera va tra le tette. I rovi li posso... Iniziano ad arrivare le prime richieste di togliere Peach. Però finisci ovviamente il livello. Poi facciamo playdate. Sì, va bene. Tanto sono e 10, ragazzi, ancora abbiamo un sacco di tempo. Cosa dovete fare? Quanto eleganza! Andare a vedervi la partita. Ma la partita è ancora... Perché in questo momento stanno pari nel computo totale. E hanno appena ammazzato un giocatore dell'Inter con una pallonata. È diventato Castlevania all'improvviso. Ma quanti minuti mancano? A cosa? Alla fine della partita. C'è ancora un tempo supplementare da 15 minuti più 2 di recupero. Allora, e poi potrebbero, ragazzi, andare anche i rigori se non segna nessuno. State con noi perché dopo avete tutto il tempo di guardarvi i rigori. E se vanno ai rigori passa l'Inter, lo sappiamo tutti. Totalmente. Perché hanno un pararigori in porta. Ma sì, ma sì. Ma come funziona? Perché a me sembra un incrocio... I personaggi mi sembrano un incrocio di Persona con il Joker... tipo, boh, non lo so, tipo Lady Oscar, ma Lady Oscar vestita da spadaccina da Lady Oscar, qui è fighissima. Guarda come la guarda cinica come lotteria dei rigori, rallentator. È dice anche WhatsApp, non lo diceva la Sbattle, che era il gioco ufficiale di Kenshiro. L'abbiamo scoperto 50 anni dopo, però. E vabbè, ma è bellissimo. È qui, vede, qui c'è questa cosa. Fare qualcosa lì? Fare qualcosa in questo gioco di fare qualcosa? Non posso fare stomp. Il tulipano nero, bravo Cosaca. Oh, stasera quello che io penso tu lo dici. Guarda qualcuno. Allora. Sì. E poi fallo e ammonizione, però arbitro. Altrimenti non va. Che succede? Cosa? Non lo so, ma ecco, ad esempio a me è piaciuto Persona 5 Striker, perché Striker col K come KO tulipano nero, esatto Johnny Bad, esatto ha già detto prima, non fa più ridere e, adesso, comunque sì, perché è un gioco cose di non credere e, praticamente è la versione action di Persona 5 action
Sì, anche Yoshi, sto vedendo un po' di commenti. Effettivamente Nintendo, in questi ultimi anni a livello di intuizioni di grafica e concept grafici più che altro, dà veramente il meglio di sé, perché sono tutti giochi veramente originali. Vedi anche Mario Wonder. Mario Wonder World. Con questa grafica 2D rinnovata. Io qui questo qua come devo fare? Con delle animazioni inedite per Mario. Forse devo saltarle Tipo delle oltre. animazioni. Andare Ho oltre, citato come devo anche Bloodborne fare? nel frattempo. Evita gli attacchi saltando con A. L'ho fatto, caro. Tu salta, ma tu non ti preoccupare, devi saltare e saltare. Cioè, praticamente è Allora, diventato un io berserker salto. di Gadawa, Ah, sì, praticamente. c'era da fare. Praticamente tu saltavi e poi potevi fare la mossa. La mossa. Mario Oh, Stevie lei! Wonder. Amos! Mario Stevie Wonder. Amos. Oh, bello, bello. Ma guarda, questa cosa mi ricorda un po' Pandemonium, un po' Le avventure di Topolino, un po' Klonoa e un Insomma, un po' po' tutto, è un gioco 2000 altri inclusivo. giochi di questo tipo uguale. Comunque sì, Quasi. effettivamente anch'io direi, metti il playdate. Chiama Playdate adesso, ragazzi. Comunque, veramente carino, eh? Veramente, veramente carino. Lo comprerò per Ok, giocarlo Game Over, dai. su Sì, Switch. non è escluso che lo compra. Che lo compra, che lo compri. Lo compri? O che lo, com o che lo Ok. compri tu e poi me lo regali. Esatto, certo, come no? Bello, 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 Oh. bello. Ok, dai, Il ci sta. tulipano di colore, non si può dire neanche il tulipano di colore. Ci sta, ci sta. Non è escluso che. Quando è che esce? Settimana prossima, il 20? Non è escluso Sì, mi che pare il 20 o il possa 22. recuperarlo e poi farne un videino sul canale in cui vi parlo anche di questa roba qua. È la versione super razzista dell'epoca, ma non Mamma era mia. No, razzista. non era razzista, era un po'. Come dire, non rispettava tanto le donne, ecco, diciamo così. Beh, solo perché il primo livello dovevi stirare, nel secondo cucinare, nel terzo lavare, vabbè, ho Praticamente capito. allora, dai, passiamo al playdate, poi piano Playdate, piano assolutamente come se non ci fosse un disegniamo. dopodomani. Allora, connect your playdate. Oh, che bello, nuovi giochi disponibili. Ma quando arrivano? Oh, c'è ancora il gioco della settimana scorsa aperto. Ai 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 ai. Eh sì. Allora, Connect your playdate. vediamo cosa succede. No, c'è da aggiornare. Ma qua, ma fanno un Eh beh, ti ho aggiornamento. detto fallo prima, non l'hai fatto. Vabbè, ma mica, cioè, prima non mi pareva ci fosse, cioè, allora aspettano proprio Ai il ai ai ai. mercoledì sera per lanciare gli aggiornamenti. Fanno un sacco di aggiornamenti, sono dei grandi, super supportato. È come Apple praticamente, o Iper Apple. supportato questo Ah, te Playdate. l'ho detto che sto testando un Rogue Alley della. Per l'emulazione. Messo retrobat e via di gusto. Retrobat. Retrobat e via di gusto. Sta andando veramente bene. Probabilmente esploderà domani. No, comunque ho messo tutto il MAME dalla A alla Z. Domani sera. No, domani sera c'è Gori. Parliamo del Master System. E ho messo quello. Neo Geo, queste robe qua. Stavo testando GameCube e Wii. Cosa? PS2. Funzionano benissimo. E due si può dire. Ma si può dire anche GameCube. Si può dire GameCube anche volendo. Nintendo. Sì, si può dire, si può dire. E Retrobat, esatto. Lorenzo mi chiede. Era Lorenzo chi? No, Antonio Penso lo Benfante. alzo. Il video speciale sul playdate lo farò quando finiranno i giochi da sbloccare. Quindi fra Mai. qualche settimana. Appena ho tutta la Season 1 qua sbloccata. Allora, vediamo il prossimo qual è. Aiuto. Reaper by Bennett Foddy. Foddy, vediamo un po' che roba è. Questo gioco contiene violenza pixelata. Va bene, sì, va bene, va bene. Violenza pixelata. Quindi? Cosa succede? 109 ore in Persona 5. Sì. Senti, senti. Quella. No, cos'è? Sembra ninja. Hai presente il ninja? Ninja, Dai. ninja, beh, ninja, quanti ne avranno fatti di ninja in realtà? No, grandissimo. Ma cos'è? È un gioco di strategia isometrico?
Aia, quante cose brutte tutte insieme. Guarda, ma che figo! No, dai. Cindoye! Dai, cioè praticamente tu hai una serie di movimenti limitata e devi... Cos'è? Oh, è diventato coso? Come si chiama? Immortal era quello per Mega Drive. Dai, aspetta. Era quello? Non posso... Bravo, sì, si chiamava Immortal, giusto? Immortal, mi pare. Violentissimo, tra l'altro, esatto. Per quegli anni che facevi esplodere proprio con gli effetti splatter le teste però delle non persone. Posso, vediamo se c'è la... Guarda, posso vedere quello che fa il tipo, cioè con la levetta muovere in avanti il tempo e capire dove... Però non posso andare a destra e a sinistra, posso solo fare... Ai ai ai. Muovermi a croce. Quindi o tu o A avanti o spina di destra o sinistra, pesce. però non posso. Però posso Non andare lì puoi andare a comunque. sinistra, ma davvero, scusa. Ah, cavolo! Che figo! Che se gli passi velocissimamente a fianco, lo tagli, lo Lui non ti distruggi. vede. Che figata! È bellissima questa cosa. Sì, The Last Ninja. Esatto. Guarda, io faccio così. E loro mi massacrano, giustamente. Hai capito? Sì, però inizi sempre da capo. È un trial and error. Allora, vediamo. Ora mi Esco. uccidono. Che devo fare? E se arrivo lì, loro arrivano e quello mi uccide. Ti fanno il cucurucù. Cucuru cucurucù. Ah, beh, faccio così. No, faccio così. E poi faccio così. E Faccio a cuscì. poi faccio così. Là, hai visto? Che figata! Ma è bellissimo! Questo è curioso, sicuramente. Ecco, vedi, io questo di qua. Ai ai ai, così ti fanno No, perché lui, un anche lui si cuore muove a così. X. Anche lui si muove a X, quindi è condizionato al fatto di doversi spostare sui vari percorsi. Come anche me, vedi. Questo di qui che è diritto, vado diritto. Però poi se mi devo spostare, andare di qua, devo prima fare un movimento verso giù. Molto, molto carino. Sembra che mi stavano aspettando. Vedi, se io adesso faccio così e li passo, in teoria vado talmente veloce da ucciderli in un colpo. Eccoli. Hai Madonna. visto? Che figata! Ma è bellissima sta cosa. Sì, sembra Sekiro, uguale, preciso. Io farei vedere anche altri giochi a questo punto. Concept figo. Bene, bene, bene. Ragazzi, è veramente carino questo qua. Sì, sembra Hitman Go, più o meno, sì. Di questo di qui arrivo fino a là, io poi quindi mi sposto oltre lui e lo taglio là. Poi vado di qua e finisco. Capito? Quindi vado di qua, poi stacca-tac e lui mi uccide perché è di lato. Beh, carino, carino, veramente carino. Fammi capire, ma quindi si ricomincia da capo? Da capo, come nella migliore tradizione. Oh, porca vacca, questo qui è un gioco da farsi tutto in una volata. Ma è da matti, da pazzi. Però Pazzi, bello. da pazzi, da buzz, da buzz. Bello, bello. Bel concept, bel gioco. Però possibile da finire. Chissà quanti livelli sono, c'è modo di sapere. Maran, magari no, però. Flipper, molto carino. Vediamo quest'altro. Bello, ma non ci vivrei, esatto, guarda Dio. Che bel nick, tra l'altro. Sekiro è bello la storia, ma è telefonato. Vabbè. Se rispondi. Wadi? Quando? Oh Madonna, qui se hai problemi con le luci lampeggianti, consulta un dottore prima di giocare. Allora, Ciccio, Bene, dai, eh? bene, bene. Vediamo questo Hyper Meteor. Ipermeteorismo, esatto. Play, non ce ne frega niente. Cos'è? Ma no! Ma è Asteroids.
E Asteroids. Come si spara? Asteroids, Asteroids. Ah, non si spara. No, si fanno solo delle grandissime bombe devo nucleari colpire, di Oppenheimer. Devo colpire. È meglio di Asteroids, quindi. Eh sì. Cioè, praticamente devo andarci addosso le cose. Vedi, 5 colpi. Intanto, vedi, non ho neanche... Ah, c'ho proprio il counter dei colpi. Devo fare delle combo, praticamente. Devo andare addosso a tutto. Questo è il concept del gioco. Però com'è che sono morto prima? Ah no, è passato di livello. Ah, sei arrivato anche tu questa sera, eh? Ah, hanno chiesto di questo. Devo ti vedranno domani dormire le parti letto. Bianche. Ecco dove stava la fregatura. È una specie di Ikaruga mischiato a... Che diavolo di roba è? Ma anche carino anche questo, eh? Le parti devo colpire ecco sulle si mangia, parti... che ti sta un po' sullo stomaco. Sulle parti, ecco, infatti. Oh, Speed, se tocco... ciao. Se tocco esatto, le parti nere... il gatto sta per graffiare il PC e io sto per graffiare il gatto. Se tocco lo sai che devi andare via da lì. Crepo male. Beh, dai, carino anche questo. Questo si gioca tutto con la manovella, eh. Vedete, io per girare la navicella devo usare obbligatoriamente la manovella, la legge della manovella. Legge prima della... la nave, poi la navicella. La vedete qui sotto che gira, virtualizzata. In realtà, ecco. Ah, carino, carino. Ma è un virtualizzato meglio del VR della PlayStation. Asteroids con le collisioni, esatto, esatto, esatto. Proprio lui. Molto, molto simpatico. E si muore subito. Sì, si muore toccando le parti nere, le parti scure. Andando... Aia, non si può dire razzismo, eh? Perché questo razzismo? Si parla di asteroidi qua, oh, signor YouTube, eh? Non facciamo scherzi, eh? Si muore toccando le parti in ombra degli asteroidi. Arr! Boom. Ottimo kaboom, Willy. Beh dai, carino, carino, niente male davvero. Che ne pensi? Che ne pensi? È simpatico, molto simpatico, ma questa console non costasse 200 euro. Magari guarda che la qualità si paga, la qualità costa. Se questa è la qualità, insomma, voglio dire. La grafica tridimensionale super texturizzata 3D renderizzata male. Quindi fino adesso abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 giochi più recommendation dog, che era quello lì doveva fare le raccomandazioni delle persone a seconda della loro faccia, che l'ho scaricato gratuitamente ma che fa abbastanza cagare. 12 giochi, quindi ce ne sono ancora un bel po', almeno altri tanti, immagino. Meno altri qua. Taranta, scusate l'acidità di stomaco che si fa sentire. Va bene, va bene, va bene, quindi ottimo. 300 euro spesi benissimo, ma non è costato 300. Non è vero, non credo. Da 200 a 300 mila euro almeno. Tutto quello che dice il Maolino. Va bene, ragazzi, allora... Quindi... Che ne pensate? Che ci fate? Venite in Giappone oppure no? Qualcuno che ci ha pensato riguardo il viaggio in Giappone, ha cambiato idea e vuole partecipare subito così, seduta stante. Esatto, così, così. Insomma, vi ripeto, io una volta che sarà tutto stabilito in maniera definitiva, darò tutte le varie informazioni sui social. Lo dirò anche nei prossimi video, sia quelli classici, insomma, del canale che nelle live. E se vorrete essere dei nostri, sarebbe meraviglioso. Vi ripeto, sarà un'occasione per fare uno dei video della serie regolare di Dr. Game direttamente in Giappone, con la partecipazione di tutti. Apparire. Se vorrete apparire... sarà piacere mio, soprattutto, perché per me il bello è quello. Io ve lo dico sempre, l'anima del canale, del mio canale, siete voi. E quindi se vi posso dare
tributo di ciò, per me è la cosa migliore. E per il resto, che altro dire? Noi ovviamente ci vediamo, adesso possiamo tranquillamente salutarci perché il thrilling è finito. Io ora, tra l'altro, appena chiudiamo qua, comincerò a fare un po' di riprese per il video che doveva uscire domenica scorsa, ma che uscirà la prossima domenica. Purtroppo non ho avuto tempo, ho avuto mille cazzi, come si dice a Oxford, e quindi non ho potuto lavorarci, però adesso sono abbastanza in carreggiata, quindi attacco subito appena chiudo qua. Noi per il resto ci vediamo sempre qui sul canale per le prossime live la settimana prossima, mercoledì prossimo. Come già detto, il video lo vedrete domenica. E niente, poi ci vediamo ovviamente il mercoledì seguente. Se volete stare in compagnia di Maolino, lo potete beccare domani sul suo canale che si chiama Paolo Marocco. Sì, con le sue mestissime live in cui farà vedere le sue foto da quando aveva i capelli. Di nuovo. E domani sera ci sarà l'amico Arzak, a.k.a. Federico Gori, a.k.a. Magnum CDI. Esatto. E domani sera si emulerà il Master System, perché nell'altra puntata ne abbiamo parlato. Ma tu scherzi, ma guarda che... per dire. Quindi domani sera ci vediamo. Beh, si è parlato anche storicamente del Master System, questa console che Sega nega di aver mai creato, il Nega Master System. Esatto, Ci vediamo domani sera come tutti i giovedì, e quindi buonanotte, buona giocata, buona emulazione a tutti, via. Che altro dire? Pensate riguardo la questione del viaggio, mi raccomando, mettete da parte i soldi se volete venire. Le date ve l'ho dette, sono dal 24 settembre all'1 ottobre. Fatevi il passaporto se non lo avete. È importante, assolutamente, perché senza quello, perché, Ci mettono tanto a darvelo, quindi prima ve lo prenotate, vi fate tutti gli incartamenti, meglio è. E che altro dire? Sono tutti voi che la siete, il vostro Dottor Game dal buon Maolino, e noi ragazzi ci vediamo settimana prossima con un'altra live e domenica con i video. Ciao, grazie per essere stati qua, siete stati tantissimi e bellissimi, grazie, buonanotte ragazzi. Da dove si parte, Emanuele, o da Roma o da Milano, scegli. Ciao ragazzi, un bacione, alla prossima, ciao, buonanotte, ciao Paolo.